Buonasera, vi ringrazio di essere qui con noi questo pomeriggio e ringrazio soprattutto Ezio Mauro di aver voluto essere con noi qui oggi. Ezio Mauro viene da un breve viaggio a Harvard dove ha avuto un premio molto prestigioso, precisamente per il lavoro che fa il suo giornale nella informazione dei cittadini di questo paese. Ezio Mauro è stato ai venerdì del direttore della Normale già 2 anni fa, direi nel 2007, e molti dei presenti sanno quanto sia raro che noi invitiamo qui la stessa persona a così breve distanza. Ci sono pochi casi: 2 presidenti della Corte Costituzionale, Giovanni Flick e Gustavo Zagrebelsky, sono stati invitati a poca distanza, Andrea Camilleri, per la cui popolarità ha richiesto un invito a furore di popolo, succederà presto con Roberto Saviano, ne approfitto per dirvelo, è stato l'anno scorso e tornerà presto, succede oggi con Ezio Mauro. Perché succede? Ezio Mauro, io direi per 2 ragioni, nel 2007 una la prevedevo e una no. Quella che prevedevo è che Ezio Mauro allora, e poi partecipando, lo ringrazio anche di questo, ad alcuni dei nostri corsi di orientamento negli ultimi anni, ha mostrato una grande voglia e una grande capacità di spiegare, di far capire in che cosa consiste il lavoro serio di un grande giornalista. Sa parlare chiaro, sa dire cose precise, sa immaginarsi che cosa sono le cose che un pubblico come il nostro sa e quelle che non sa. Questa è una causa che immaginavo. La causa che non immaginavo è che ci sarebbe stato tanto bisogno 2 anni dopo di parlare di libertà di informazione. Questo non me lo immaginavo. Non immaginavo che il nostro paese fosse un paese a rischio di libertà di informazione, come risulta da tutta la stampa del mondo, salvo che dalla maggior parte della stampa italiana. Non mi immaginavo, pur apprezzando Ezio Mauro evidentemente anche allora, che lui fosse oggi quello che è, e cioè il principale rappresentante di un modo normale di fare giornalismo, di un modo normale in tutti i paesi, che da noi rischia di non esserlo. Questa è la ragione per cui ho pensato di invitarlo un'altra volta. La vostra presenza qui mi fa pensare che avevo ragione. Grazie Ezio. Grazie a Salvatore Settis. Neanch'io mi immaginavo niente di tutto questo. Quando ti avevo detto di sì a questo appuntamento era semplicemente per il piacere di venire qui, e anche ricordando poi la bella discussione che c'era stata l'altra volta che avevamo fatto questo incontro. Avevamo fissato un tema, la libertà di informazione, e ci sono 2 modi di parlarne in qualche modo. Uno, parlandone in termini generali, cosa che comunque mi interessa molto perché riguarda i fondamentali del mio mestiere e comunque anche i fondamentali della democrazia, perché è vero che il cittadino, grazie al cielo, e per fortuna è un cittadino che ha i suoi pieni diritti ed esprime nel momento supremo del voto la sua volontà, sia che sia informato sia che sia disinformato. E tuttavia, ai fini della democrazia, si potrebbe dire ai fini propri della democrazia, il cittadino informato e il cittadino disinformato non sono la stessa cosa, naturalmente. Perché il cittadino informato è un cittadino consapevole, è quello che Robert Dahl chiama un cittadino illuminato, ma in questo senso soltanto. E il cittadino informato è un cittadino che sa, non è soltanto un cittadino che conosce. È un cittadino che può padroneggiare gli eventi e soprattutto un cittadino che può prendere parte alla vicenda pubblica. E per essere cittadini consapevoli occorre essere informati. Soltanto il cittadino consapevole perché informato può dar vita a quel soggetto delicatissimo ma indispensabile delle democrazie occidentali che è la pubblica opinione. Quando il cittadino non è informato e quindi non è compiutamente consapevole nello svolgere le sue scelte, e ovviamente non ha alcuna importanza che la decisione finale che gli si forma lo porti a esprimere dei giudizi simili a quelli che il giornale esprime quando fa i suoi articoli di fondo di orientamento. Il compito del giornale non è quello,
non è un partito, il compito del giornale non è quello di convertire i cittadini. Il compito di un giornale è molto più semplicemente, artigianalmente, in modo strumentale, quello di consentire al cittadino di formarsi una sua opinione attraverso tutti i pezzi di informazione che noi gli mettiamo a disposizione e attraverso uno di questi pezzi di informazione che è anche alla fine il dovere, che non è un diritto ma è un dovere, di dirgli ti dico anche come la penso io. Ecco, questo è il... C'è però un altro modo di parlare di libertà di informazione, che è quello di raccontare la storia che abbiamo attraversato in questi mesi, noi, voi, il caso italiano di questi mesi, un caso italiano così come viene raccontato dalla stampa internazionale, un caso italiano su cui si sono espressi i direttori e gli editorialisti dei grandi giornali europei, dei grandi giornali mondiali. E da dove comincia questa storia? Che può essere paradigmatica del tema della libertà di stampa. Questa storia comincia il 25 aprile. Il 25 aprile, anno quindicesimo dalla discesa in campo di Berlusconi, quindi dopo un periodo lungo in cui il Presidente del Consiglio è andato per 3 volte al potere, per 2 volte è stato sconfitto e comunque ha saputo attraversare quello che lui chiama il deserto dell'opposizione, che certamente deve essere stato un compito arduo, perché la sua macchina umana, politica, carismatica è una macchina costruita per il comando, una macchina costruita per il successo. E quindi io sono d'accordo con lui quando dice che il periodo più complicato è stato quello di attraversare il lungo deserto dell'opposizione, e comunque ha saputo riprendersi e riconquistare la fiducia degli italiani. Nel suo anno quindicesimo, il Presidente del Consiglio, il 25 aprile, pronuncia un discorso nell'anniversario della liberazione del nostro paese, bellissimo. Un discorso bellissimo, un discorso che avremmo atteso molte altre volte, che per come sono fatto io, che sono piemontese di una parte dove la resistenza si è fatta davvero, io mi sarei atteso come un atto di responsabilità soprattutto da parte di chi aveva sdoganato nel 93-94 proprio gli eredi di quel fascismo che si era tramutato intanto in post-fascismo italiano, ma che non aveva saputo uscire da quella cultura, da quella eredità in qualche modo. E quindi nel momento in cui, per incamerarne i voti, per allargare il fronte e per conquistare il consenso e conquistare il governo del paese, come è riuscito miracolosamente a fare in pochissimo tempo, il Presidente del Consiglio, avendo sdoganato quella parte di sistema politico italiano, tanto più, a mio parere, avrebbe dovuto contemporaneamente sentire il dovere di dire io vi sdogano, ma in nome di questi principi, e vi sdogano perché insieme faremo quel passaggio che è necessario fare, perché non soltanto entriate nel computo numerico di un'area di governo, ma ci entriate dal punto di vista culturale, istituzionale, storico, politico, costituzionale soprattutto. Invece questo discorso non è stato fatto fino all'anno scorso, ma il 25 aprile è stato fatto un discorso, a mio parere, che me lo sono letto e riletto quel giorno, senza alcuna ambiguità. Il Presidente del Consiglio ha riconosciuto i meriti della resistenza, ha riconosciuto i meriti degli italiani che hanno lottato per la libertà, in qualche modo ha testimoniato che quel tanto di ribellione al nazifascismo che c'è stato nel nostro paese, quel poco, quel tanto, comunque quella misura di ribellione autonoma alla dittatura che c'è stata nel nostro paese, fa sì che la nostra democrazia non sia una democrazia del tutto octroyée, ma sia una democrazia in qualche modo riconquistata, anche con la partecipazione degli italiani, e che quindi la resistenza sia l'elemento fondativo, sia l'elemento costituente di una democrazia ritrovata e sia dunque alla base dei principi costituzionali che hanno poi informato il disegno istituzionale del nostro paese. Il Presidente del Consiglio questo discorso lo ha fatto, si è posto il problema di chi combatteva dall'altra parte. Voi sapete che nella sua parte del campo, e non solo nella sua parte del campo, si era tentata in questi anni un'equiparazione. Si era sempre risposto: naturalmente i morti sono tutti uguali, ma le ragioni per cui non sono morti non sono tutte uguali. E il Presidente del Consiglio, devo dire, anche qui non era caduto in questo gioco, e aveva difeso le differenze che c'erano tra chi aveva combattuto, magari in buona fede, magari per la patria, con la Repubblica Sociale, e di chi invece aveva combattuto sull'altro fronte
e aveva combattuto per la libertà, aveva parlato delle foibe, tuttavia pur richiamando tutti gli elementi della polemica della destra per confutare la data della resistenza, voi sapete che dentro il suo mondo si erano levate soltanto pochi anni fa delle voci per abolire il 25 aprile, uno di questi era stato Don Gianni Baget Bozzo, che aveva sostenuto la necessità di cancellare la data del 25 aprile sostituendola in un giorno anniversario della battaglia contro tutte le dittature. Io avevo risposto allora su Repubblica, io ero pronto a scegliere un giorno qualunque sulla data del calendario civile italiano come giorno anniversario della lotta contro tutte le dittature, purché non si cancellasse una data che è un avvenimento, che è un accadimento, cioè è la caduta e la liberazione da una dittatura che è durata 22 anni e che abbiamo prodotto qui in Italia e che abbiamo anche regalato al resto dell'Europa. Berlusconi aveva fatto questo discorso, noi ci avevamo ragionato al giornale per qualche tempo e avevamo deciso di dargliene atto con un editoriale. Un editoriale che diceva, a un certo punto diceva, può anche darsi che lo faccia per un calcolo politico, ma per qualunque ragione lo abbia fatto, ha detto le cose giuste, ha detto delle cose doverose, che magari doveva dire prima, ma le ha dette. E questo è importante, perché è la fine di una separazione che su questo punto, che è un punto fondamentale, la cultura costituzionale del nostro paese, è qualcosa che sta ancora prima e che informa la cultura costituzionale del nostro paese, finalmente, dal capo vittorioso peraltro, quindi che non lo fa per una captatio benevolentia, dal capo vittorioso dello schieramento di destra viene questo riconoscimento. Facciamo un editoriale in cui diamo atto di tutto questo. 25 aprile 1988, soltanto che dopo il 25 aprile c'è stato il 26 aprile. E il 26 aprile Berlusconi è andato a Casoria ed è andato alla festa di questa ragazza che compiva 18 anni, sconosciuta alla cronaca, e di questa vicenda si accorge soltanto una nostra giornalista di Napoli che si chiama Concita Sannino, che fa un pezzo molto breve, 40 righe, mette soltanto le iniziali di questa ragazza. E come se ne accorge? Perché il giorno dopo partecipa a una riunione in prefettura convocata per la presenza del Presidente del Consiglio e dedicata allo smaltimento dei rifiuti. Soltanto che la riunione dura 20 minuti. E quando vede che le macchine blu partono, lei si volta indietro e dice ma perché è venuto giù per 20 minuti? Che senso ha? Che senso ha fare una riunione per 20 minuti? E qualcuno gli ha detto, ma tu sai della festa di ieri sera? No, non so nulla della festa di ieri sera. Si è informata, è andata a Casoria, ha parlato con questa ragazza, ha pubblicato un pezzetto di cronaca su questa stranezza, che però per i politici non è poi così strana, partecipare a prime comunioni, a matrimoni, stringere mani, conoscere persone. Infatti il pezzo, lei mi chiama e mi dice, io farei un pezzetto su questo, io le dico soltanto, sei sicura? Lei mi dice, sì, sono sicura, ho tutte le testimonianze, scrivilo. Lei lo scrive e mette le iniziali di questa ragazza, che non era più minorenne per un giorno, ma comunque che non era un personaggio centrale della storia, per quanto noi ne sappiamo, mette le iniziali. Noi non sapevamo nulla di questa storia, Berlusconi sapeva evidentemente, sapeva anche la first lady di quel momento, che era Veronica Lario, la moglie del Presidente del Consiglio, che la sera dopo fa un comunicato all'ANSA in cui dice che si ritiene offesa dal comportamento di suo marito e fa questa dichiarazione che farà il giro del mondo, raccolta dalle agenzie di tutti i paesi e ripresa dai giornali di tutti i paesi, in cui la first lady in carica denuncia il ciarpame politico, la spazzatura politica di cui il marito sarebbe protagonista, secondo lei, in questo scambio tra i favori di giovani ragazze e le candidature politiche offerte a queste ragazze. Il giorno dopo lei fa un'intervista a Repubblica in cui dice qualcosa di più, dice che si separa da suo marito per questa ragione, dunque la vicenda di Casoria acquista per tutti noi un rilievo che non potevamo immaginare. Cominciamo come fanno i giornalisti quando ti fanno vedere una roba, a dire ma che cosa c'era lì? Una domanda naturale, ma una domanda vorrei ben vedere obbligatoria per dei giornalisti. E poi dice, mio marito frequenta minorenni, mio marito lo fa perché è malato, ed è malato al punto che io ho parlato con le persone che gli stanno intorno, tra cui il suo medico, e ho chiesto di aiutarlo come si fa con le persone che non stanno bene. Mi pare che ce ne sia sufficienza per aprire un lavoro giornalistico. In qualunque democrazia, se la persona che è più vicina al capo del governo
dice che il capo del governo frequenta minorenni, dice che lo fa perché è malato e spiega di che tipo è la malattia al punto che lei è intervenuta col suo medico, si apre un normale lavoro giornalistico. Noi abbiamo sentito il dovere di farlo. Siamo andati con altri giornali da questa ragazza, e questa ragazza ha raccontato le cose che sapete tutti: lo chiamo Papi, lui mi chiama a Roma, a Milano, ha poco tempo per venire a Napoli, ma io lo raggiungo ogni volta che mi chiama. Quando è morta sua sorella gli sono stato vicinissima, lo consolo, dice che soltanto io lo so capire, soltanto io lo consolo, e farò sicuramente o politica o televisione, non ho ancora deciso, deciderà Papi. Questa intervista, così completa con queste frasi, ce ne sono state varie altre, ma questa intervista è uscita sul Corriere del Mezzogiorno, che è l'edizione campana del Corriere della Sera, e non è mai stata smentita. A questo punto è una situazione di cui Berlusconi ha scelto tutto, costruito tutto con le sue mani. I protagonisti, i nomi dei protagonisti, l'età dei protagonisti, la location, Casoria, questa specie di discoteca, ristorante, albergo di Casoria, eccetera, eccetera. Ha scelto tutto lui, noi non sappiamo nulla. Abbiamo semplicemente dato la notizia, per le ragioni che vi ho detto, delle ragioni in qualche modo anche ottuse. Siamo inciampati in una notizia. Siamo inciampati per altre ragioni in una notizia. L'abbiamo messa sul giornale, tutto qua. A questo punto è successo quello che è successo. Il Presidente del Consiglio, con l'immediata percezione che non si trattava affatto di un fatto privato, affatto, anche perché la moglie non ha detto mi sento umiliata, mi sento tradita, che brutta vita fa, non ha detto nulla di tutto questo. La moglie ha fatto una denuncia di tipo politico, ciarpame politico, lo scambio tra candidature e favori, frequenta minorenni, lo fa perché è malato, tutte denunce pubbliche, tutte denunce politiche che riguardano la figura pubblica del Presidente del Consiglio, e infatti il Presidente del Consiglio ha reagito nel modo più pubblico e addirittura più politico che l'Italia di oggi purtroppo conosce, porta a porta. È andato la sera sulla rete di massimo ascolto. Che cosa c'è di privato in una vicenda che viene sciorinata a porta, cioè in una sede politica, sulla rete ammiraglia della RAI, con un cartello alle spalle, devo immaginare concordato con lui, visti i rapporti che ci sono con la persona padrona di casa in quella trasmissione, dove c'era scritto «Questa sera parlo io». Il Presidente del Consiglio ha parlato e ha detto alcune questioni che non si sono dimostrate vere, perché nell'intervista porta a porta e nell'intervista del giorno successivo che ha fatto con France 2 ha detto che conosceva questa ragazza perché il padre era l'autista di Bettino Craxi e lui era notoriamente amico di Craxi, e poi ha detto che aveva visto questa ragazza soltanto 3 volte nella sua vita e sempre con i suoi genitori. Il mattino dopo il figlio di Craxi, Bobo, ha fatto un comunicato dicendo: mio padre ha avuto sempre un autista solo, si chiamava Nicola Manzi, non si chiamava Letizia, ed era veneto, non era napoletano. Quindi che storia è questa? Come mai si è messa in campo una bugia? Che necessità c'era di dire in televisione, in una trasmissione di grande ascolto, una bugia così plateale e così maldestra da essere sconfessata poche ore dopo? Qual era l'urgenza? Qual era la ragione, qual era la motivazione che spingeva a dire tutto questo? Dopodiché abbiamo cominciato a lavorare, ci sono arrivate testimonianze e telefonate. Consultando 4 fonti abbiamo scoperto che almeno un'altra volta il Presidente del Consiglio aveva visto Noemi Letizia senza i genitori, ed era quando c'era stata la cena ufficiale tra il governo italiano e gli imprenditori del Made in Italy a Villa Madama, nella residenza del governo, e al tavolo d'onore, al tavolo col Presidente del Consiglio, sedeva questa Noemi Letizia, che poi è andata via con un'auto di Stato al seguito dell'auto del Presidente del Consiglio. Non c'erano i genitori. Poco male, o comunque non mi interessa, resta il fatto che c'è una bugia. C'è almeno una volta, avevamo 4 testimonianze che l'hanno confermato, lo abbiamo scritto. Il Presidente del Consiglio ha detto che l'ha vista 3 volte, sempre con i genitori. Perché ha dovuto dire questo? Non è vero, non è così. L'abbiamo testimoniato almeno una volta. Dopodiché abbiamo trovato il fidanzato di questa ragazza, che è un ragazzo che fa l'operaio, che si chiama Gino Flaminio, e questo ragazzo ha raccontato come è andata la vicenda. Ha raccontato che lui stava con questa ragazza a un certo punto gli ha telefonato molti mesi in precedenza e gli ha detto: ho ricevuto una telefonata, non indovinerai mai da chi, da Silvio Berlusconi, e mi ha detto che le foto che io avevo fatto
sperando di fare la modella o di fare delle presenze televisive, sono finito in un book che Emilio Fede ha preso in uno studio fotografico, in un'agenzia, e che gli ha portato. Lui ha visto le mie fotografie, ha visto il mio numero di telefono, mi ha telefonato e da allora si sono sentiti. E Gino Flaminio ci ha detto che alcune volte, mentre era in macchina o in casa con questa ragazza, ha sentito le telefonate di Berlusconi. Quindi la verità era completamente diversa, secondo questo ragazzo che raccontava la sua storia, perché quella storia è stata la sua storia fino a qualche tempo fa, e quindi raccontava una sua vicenda personale ed era testimone di tutto questo. Quando è finita questa storia, quando Gino Flaminio ha detto a Natale, altra circostanza che non si sapeva, mentre Berlusconi ha detto l'ho vista tre volte, sempre con i suoi genitori, non si vede il bisogno di dire questo, Gino Flaminio ci ha raccontato che la loro storia, la sua e quella di Noemi, è finita quando Berlusconi ha invitato Noemi per 10 giorni in Sardegna nelle vacanze di Natale e di Capodanno. Poco dopo il Presidente del Consiglio ha confermato che ha visto Noemi a Villa Madama e ha confermato che Noemi era in Sardegna con altre persone durante le vacanze di Capodanno. Quindi ha ammesso le rivelazioni di Repubblica e ha ammesso di aver detto delle bugie agli italiani e per sovrappeso anche ai francesi, visto che questa cosa in particolare l'aveva detta a France 2. Nello stesso tempo il mondo berlusconiano ha organizzato delle contromisure, nel senso che il direttore di Chi, Signorini, questo rotocalco della catena editoriale di Berlusconi, ha pubblicato la famiglia di Noemi Letizia, padre e madre in realtà vivono divisi da altri, ma li ha presentati come una famiglia felice, abbracciati nel mare di Positano, e ha anche esposto in queste fotografie un fidanzato. Questo fidanzato ha poi raccontato, 4 mesi dopo, che è stato preso in un cast del mondo Mediaset, è stato preso, gli è stato chiesto di recitare la parte del fidanzato, lui l'ha fatto volentieri sperando che questo gli potesse aprire la strada in quel mondo per fare dello spettacolo, e poi dice a un certo punto il gioco si è fatto pesante, mi sono spaventato, me ne sono andato. Ancora l'altro giorno, intervistato da Concita Sannino su Repubblica, ha detto mi sono reso conto di aver fatto parte di una fiction e di aver fatto parte di uno show. Perché tutto questo? Che bisogno c'è? Con ogni evidenza c'è un problema di verità, che è l'unico problema che ci interessa. Il Presidente del Consiglio ha continuato a dire io non ho avuto rapporti con questa ragazza. Ma non è questo il punto. Io non voglio scendere nel sotterraneo del castello di bugie. Mi basta rimanere dentro il castello di bugie. La domanda che interessa nel rapporto tra un giornale e il leader legittimo di un paese è: hai raccontato delle bugie all'opinione pubblica? Puoi chiarirle? Se non puoi chiarirle, perché? Quando c'è un problema di opacità, quando c'è un problema di contraddizioni nel potere, quando c'è un problema peggio di bugie, di menzogne del potere, lì automaticamente, naturalmente, si apre uno spazio del giornalismo. È qualcosa di obbligatorio, non c'è quasi scelta. Se il potere presenta degli spazi oscuri, bisogna cercare di illuminarli. Perché? Perché è il nostro mestiere. In nome di chi? In nome del diritto del cittadino di sapere e di conoscere, per poi trarre un suo giudizio autonomo. Io non ho mai chiesto le dimissioni del Presidente del Consiglio, come ho chiesto le dimissioni del Presidente della Regione Lazio, Marrazzo, perché era evidente che era ricattato e quindi non poteva rimanere al suo posto. Mi basterebbe che il Presidente del Consiglio dicesse la verità. Allora a un certo punto abbiamo raccolto queste contraddizioni, queste che a noi paiono bugie, abbiamo chiamato il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Gianni Letta, era un venerdì pomeriggio alle 5, e gli ho detto ma noi vorremmo chiarire questi punti che a noi sembrano dei punti oscuri e lo vorremmo fare con un'intervista ufficiale col Presidente del Consiglio. Può darsi che lui sia in grado di spazzare quelle che a noi paiono delle contraddizioni in 5 minuti. Con delle risposte chiare e convincenti. Possiamo farlo? Lui mi ha detto, gliene parlo questa sera e poi vi rispondo. L'unica cosa che ho chiesto è di fissare un termine. Vanno bene 4 giorni? Aspettiamo reciprocamente fino a martedì alle 5, alla stessa ora. Martedì alle 5 non è arrivata nessuna risposta, abbiamo pubblicato le 10 domande tratte da quei 10 punti. Perché le abbiamo pubblicate? Perché sono delle domande che attendono una risposta. Perché da quel momento abbiamo continuato a pubblicarle tutti i giorni? Perché non è arrivata una risposta. È una buona ragione. È una ragione sufficiente per continuare tutti i giorni a dire queste domande riguardano l'ambiguità del potere o almeno ciò che a noi sembra tale e noi continuiamo a porle per la semplice ragione che non c'è stata una risposta.
Il Presidente del Consiglio deve rispondere, non vuole rispondere a noi, risponde all'opinione pubblica, almeno a quel pezzo di opinione pubblica che ritiene di avere il diritto di interrogarlo. Il cittadino ha diritto di conoscere e di sapere. I giornali sono lì soltanto per questo, non hanno un'altra funzione. Il Presidente del Consiglio ha risposto in realtà in questi mesi in vari modi. Ha insultato due cronisti di Repubblica che nelle poche occasioni in cui è stato possibile arrivare a tu per tu col Presidente del Consiglio, cioè delle conferenze stampa ufficiali, hanno alzato la mano per chiedergli se intendeva rispondere alle domande di Repubblica. Li ha insultati, delinquenti, ha detto. Ci sono le registrazioni televisive. Ha insultato il corrispondente del Paese, che ha approfittato giornalisticamente della visita di Stato del Presidente del Consiglio spagnolo Zapatero, ha alzato la mano e ha fatto delle domande sugli scandali che circondavano da mesi il Presidente del Consiglio, chiedendogliene ragione. Lui gli ha augurato il fallimento del suo giornale, gliel'ha profetizzato. Se continuerete a fare così, il vostro giornale perderà lettori e pubblicità e chiuderà. Il Presidente del Consiglio ha parlato di un complotto eversivo, cioè tecnicamente un golpe, organizzato da Repubblica e dai giornali stranieri, come se noi avessimo questo potere, come se esistesse un internazionale del giornalismo, tra l'altro evocata da Repubblica. Io non ho parlato con la stragrande maggioranza dei direttori dei giornali europei che hanno trattato questo argomento o che hanno ripubblicato le 10 domande, non li ho mai sentiti. Ho rilasciato delle interviste quando me le hanno chieste, ma non ho mai parlato con i direttori dei giornali. Ho parlato con due direttori dei giornali che sono amici miei da tanti anni, ma come parlavo con loro negli anni precedenti, col direttore di Liberazione, col direttore del Paese, con la direttrice dello Standard di Vienna, ma con i direttori del Times, col direttore del Financial Times, col direttore dell'Economist, col direttore del Mundo, col direttore della Süddeutsche Zeitung, di Die Zeit, della Frankfurter. Io non ho parlato. Eppure col direttore di New York Times, col direttore di Wall Street Journal, di Washington Post, che hanno fatto dei reportage e degli editoriali molto duri su questa vicenda, io non ho mai parlato. Però il Presidente del Consiglio ha detto che siamo degli avversori. Il Presidente del Consiglio, in un convegno di giovani imprenditori a Santa Margherita Ligure qualche mese fa, ha invitato le imprese italiane, lì rappresentate dai più giovani tra gli imprenditori delle nostre aziende, li ha invitati a non fare pubblicità sui giornali catastrofisti. Un'ora dopo ha incontrato un gruppo di cronisti e ha detto a Gianluca Luzzi, il nostro notista politico che conosce bene, mi riferivo al tuo giornale. Questo ve lo faccio notare perché nessun giornale italiano l'ha naturalmente notato. Questo è il primo caso al mondo, sia detto sommessamente, di un capo di governo che invita gli imprenditori a indebolire economicamente un giornale soltanto perché quel giornale pubblica delle cose che lui non gradisce, oppure perché quel giornale lo critica, oppure perché quel giornale lo attacca. C'è il primo caso di un Presidente del Consiglio che si propone di alterare il libero corso del libero mercato, tenendo presente che questo Presidente del Consiglio è anche un imprenditore e dunque il libero mercato dovrebbe stargli più a cuore di quanto stia a me. Tenendo presente che è anche un editore e quindi la libertà di espressione dovrebbe stargli a cuore almeno quanto a me. Due mesi dopo il Presidente del Consiglio, un incontro con gli imprenditori, questa volta adulti, a Monza, si è sentito in dovere di non far mancare ai padri quello che aveva detto ai figli e quindi li ha invitati espressamente a boicottare Repubblica. La frase testuale è: dovete ribellarvi a Repubblica. Probabilmente non si erano mai sentiti soggiogati da Repubblica perché non abbiamo visto nessun tipo di reazione. Ma mi chiedono sempre i colleghi stranieri, avete avuto reazioni nel mercato pubblicitario? Io rispondo, non ne abbiamo avute, segno di qualche residuo di autonomia nel nostro paese. Ma questo non cambia nulla nella gravità di quanto accaduto, non cambia proprio nulla. Bisogna poi tenere presente che il Presidente del Consiglio è anche in qualche modo titolare del diritto di nomina sui responsabili di alcune importantissime aziende pubbliche nel nostro paese. E i manager di queste aziende pubbliche devono al potere politico il loro futuro, il loro destino. E quindi le aziende pubbliche sono anche degli investitori pubblicitari. Noi stiamo sul mercato, noi dobbiamo conquistarci ogni giorno il nostro diritto alla sopravvivenza, con le vendite e con la pubblicità. Se noi non siamo capaci di stare sul mercato, noi chiudiamo. Quindi questo intervento è un intervento
particolarmente significativo ed è un caso unico. Per quanto io abbia cercato di ricordare, non ricordo nei vari episodi di tensione, di polemica che ci sono stati nel mondo occidentale tra giornali e potere, non ricordo qualcosa del genere. Naturalmente tutto questo è accaduto come se fosse un problema di Repubblica. Un giornalista olandese di una televisione che mi ha fatto un'intervista mentre impacchettava i macchinari per andare via mi ha detto: mi spiega una cosa a macchine spente? Gli ho detto molto volentieri: come mai per noi giornalisti europei quando si attacca Repubblica è un attacco alla libertà di stampa e per i giornali italiani quando si attacca la libertà di stampa è un problema di Repubblica? E gli ho detto: beh, l'hai detta bene, non ti so rispondere come mai, e non è nemmeno un problema che mi preoccupi molto. Però come le vogliamo chiamare tutte queste questioni? Il Presidente del Consiglio le ha concluse a metà agosto con la decisione, metà agosto o inizio settembre, non ricordo le date esatte, con la decisione di citare in tribunale le 10 domande di Repubblica. Noi abbiamo avuto moltissime querele da parte di uomini politici di tutti i tipi, non ce n'è uno migliore dell'altro in questa pratica di querelare i giornali, eccetera, eccetera. Poi naturalmente i tribunali stabiliranno se loro hanno ragione o se abbiamo ragione noi. Ma in qualche modo la querela fa parte, la querela soprattutto quella annunciata, perché poi molto raramente la querela annunciata diventa anche una querela effettivamente portata avanti in tribunale, però l'effetto annuncia ha dato incarico ai suoi legali di studiare se eccetera eccetera, quella si prende un titolo sulle agenzie di stampa, si prende un titolo sui giornali, fa parte in qualche modo del meccanismo fisiologico. Ma una querela delle domande io non l'avevo mai vista. Cioè, querela non è il termine tecnico, in questo caso è stata una causa civile. Cioè, diciamola così, credo di dirla nel modo più oggettivo e neutro possibile. Il capo del governo del paese cita in tribunale delle domande e chiede al giudice, pretendendo €1 milioni in danni, chiede al giudice di far tacere quelle domande perché non è in condizioni di rispondere. È la prima volta che capita. Questo insieme di cose, io penso che in altri paesi sarebbe chiamato intimidazione in qualche modo. Ma guardiamo anche quello che capita non soltanto sul nostro versante, ma sull'altro versante della stampa, diciamo così, di destra, che in qualche modo fa riferimento al Presidente del Consiglio e al suo mondo. Il Presidente del Consiglio, come sappiamo, è in un'anomalia che è tutta italiana. Io mi scuso per tutte queste prime volte, tutti questi record che devo citare, ma se qualcuno è in condizione di smentirmi io ne prendo atto molto volentieri, perché vorrebbe dire che il sistema sta meglio. Il Presidente del Consiglio è l'unico caso al mondo di un soggetto unico che controlla l'intero universo televisivo delle reti generaliste, le 3 reti private per via proprietaria, come sapete, perché non ha mai dismesso la proprietà nel momento in cui è sceso in politica, e le 3 reti pubbliche attraverso il controllo politico, la lottizzazione, quella pratica orrenda in cui il centrosinistra è campione assoluto, e lo sappiamo benissimo, soltanto che il centrosinistra, se così si può dire, si limitava soltanto all'occupazione dello spazio televisivo pubblico. Il Presidente del Consiglio è portatore di un primato, perché oltre a primeggiare, essendo capo del governo e della maggioranza parlamentare e del partito più forte del paese, sullo spazio televisivo pubblico, ha anche il dominio pieno incontrollato, perché proprietario, dello spazio televisivo privato. Se noi teniamo presente che il 69,3% secondo il Censis degli italiani alle ultime elezioni europee ha dichiarato di essersi formato l'opinione finale compiuta, non di essere stato indottrinato da zero alla decisione finale della televisione, ma di essersi formato l'ultima opinione consolidata attraverso la televisione, noi capiamo che chi controlla quello spazio controlla in qualche modo quello che potremmo chiamare il moderno agorà, cioè quel luogo dove si scambia quel mercato delicatissimo e senza regole in Italia, appunto, che è il mercato del consenso, che è un mercato alterato alla base, è un mercato alterato strutturalmente per questa cosa che chiamiamo conflitto di interessi. Il Presidente del Consiglio si è però reso conto, da esperto comunicatore com'è, che mentre la televisione serve a conquistare il consenso della popolazione, serve anche a, in qualche modo, cancellare la realtà, sto parlando dei telegiornali, capite a che cosa mi riferisco, e serve a ricostruire una realtà diversa, la battaglia politica vera si fa attraverso i giornali. Questa è una
presa di coscienza tardiva che un grande tycoon mondiale della televisione come Berlusconi ha dovuto fare nel corso di quest'estate. La televisione è indispensabile per avere in mano il consenso e quindi il voto degli italiani. È indispensabile per poter padroneggiare la realtà, per poter formare il palinsesto degli italiani. Ma la battaglia politica non si può fare attraverso uno strumento così generalista, così grosso, da parlare praticamente alla grandissima maggioranza delle famiglie italiane. La battaglia politica va fatta con degli strumenti più agili, con degli strumenti dove non passano soltanto notizie ed immagini, ma passano anche delle idee, e cioè coi giornali. A metà agosto cambia il direttore del giornale di famiglia, intestato naturalmente al fratello di Berlusconi, non a Berlusconi, che si chiama Il Giornale, e il direttore uscente, Mario Giordano, se ne va. Fa un fondo in cui dice che se ne va non per sua scelta, perché l'hanno cacciato, e dice: ho fatto tutte le battaglie che erano necessarie. Poi dice, meno una, rovistare nel letto di direttori ed editori di altri giornali. Cioè dice praticamente, vado via perché mi è stato chiesto questo, e io questo non l'ho fatto, ho fatto tutto il resto, tutto quello che serviva l'ho fatto, ma questo non l'ho fatto. Le parole che cito sono parole testuali. Una settimana dopo è arrivato il nuovo direttore, che si chiama Vittorio Feltri, si rovista nel letto del direttore dell'Avvenire, si chiama Guido Boffo. Un anno prima un giornale del mondo berlusconiano ha pubblicato un vecchio procedimento giudiziario per molestie ai danni di una signora, Boffo alla fine patteggia, c'è questo documento giudiziario, pubblicato già un anno fa. Il giornale lo ripubblica. Ma acclude una velina in cui si dice che Boffo è omosessuale, che non è un documento giudiziario, perché per fortuna alle procure della Repubblica questo dato non interessa ancora. Quindi non è un documento giudiziario, è una velina anonima che finisce sul giornale della famiglia del Presidente del Consiglio, scritta nel linguaggio tipico dei servizi segreti, perché la frase dice: attenzionato come noto omosessuale. A parte che nessuna procura parla così. Attenzionato come noto omosessuale. Non c'era nessuna ragione giornalistica per pubblicare questa vicenda, perché era già stata pubblicata un anno prima. Non c'era nessun fatto di cronaca, perché la storia era vecchia di 9 anni. C'era una ragione molto più importante. Un mese prima il direttore dell'Avvenire, che ha sempre votato a destra, l'ha poi dichiarato dopo nelle polemiche di quei giorni, non lo sapevo, non ero a conoscenza, aveva pubblicato una serie di lettere sugli scandali estivi di Berlusconi, di parroci, preti, curati di base, frati, che dicevano: ma com'è possibile che la Chiesa non prenda le distanze da questi comportamenti? E aveva fatto una nota di risposta prudentissima, in cui con degli avverbi, con delle cose, prendeva in qualche modo le distanze. Tanto è bastato perché venisse denunciato come omosessuale, nel 2009, nel cuore dell'Europa, sul giornale del Presidente del Consiglio, e per polemiche e intrighi all'interno della Chiesa, in particolare una polemica sorda tra la Conferenza Episcopale Italiana, da cui dipende formalmente quel giornale, e la Segreteria di Stato, che rivendica il comando della Chiesa italiana e del Dio italiano che cammina nelle nostre strade, per quella polemica è stato poi cacciato fuori dal suo lavoro, dal suo mestiere, dal suo ruolo, ed è a spasso colpito, ucciso, messo fuori. Una settimana dopo, a proposito di rovistare nei letti, poiché il Presidente della Camera da qualche tempo esprime delle opinioni che io non so giudicare diversamente che con questa formula, opinioni di una sicura regolarità costituzionale, in quanto tali anomale nel centrodestra, eccentriche, eversive rispetto al pensiero costituito dominante, il Presidente della Camera viene attaccato da un editoriale del giornale di proprietà del fratello del Presidente del Consiglio, dove lo si invita a mettersi rapidamente in riga col pensiero dominante, salvo tirar fuori qualche vecchio scandalo a luci rosse.
È una vicenda che può sembrare banale. Provate a girarla al contrario, a leggerla così. Si è cercato, sul giornale di proprietà della famiglia del Presidente del Consiglio, di coartare la libertà politica e personale della terza carica della Repubblica. Vi sembra ancora una faccenda da poco? Allora, mettiamo insieme delinquenti, auguro il fallimento del giornale, non fate pubblicità su quel giornale, ribellatevi e boicottate quel giornale, progetto eversivo insieme con la stampa internazionale, giudice, fai tacere quelle domande e dammi 1 milione di euro di danni. Mettete insieme tutto questo con quello che avviene nell'altra metà del mondo, in quella parte della stampa di proprietà diretta della famiglia del Presidente del Consiglio, ci sarà un problema che riguarda l'informazione e il rapporto tra l'informazione e i cittadini? Ci sarà un problema o non ci sarà? Affrontiamolo questo problema. È evidente che in Italia non c'è un problema di democrazia, ma mi permetto di dire che c'è un problema di qualità della democrazia e mi pare sufficientemente grave per parlarne, per rifletterne, per chiederci come mai. È evidente che in Italia non c'è un problema di libertà della stampa, c'è un problema di qualità dell'informazione che noi facciamo. E mi pare sufficientemente grave dal punto di vista non tanto degli operatori dell'informazione che se la devono regolare da soli, ma dal punto di vista del cittadino che ha diritto di avere un'informazione senza filtri e senza nemmeno i filtri della paura di chi deve scrivere, di chi deve accendere il computer, deve scrivere un pezzo sul Presidente del Consiglio e prima di scriverlo ed esprimere la sua opinione deve porsi il problema se esprimendo quell'opinione corre dei rischi personali o deve porsi il problema di avere il coraggio, che non è richiesto a tutti, che non è nelle armi di base del mestiere, o deve porsi il problema di non avere paura, o deve porsi il problema di non avere degli scheletri dell'armadio, o deve porsi il problema di non essere innamorato del vicino di casa che sta al piano di sotto, perché deve avere paura anche di quello, che naturalmente non è reato, che naturalmente non è condannato dalla società, ma che può diventare un titolo a 9 colonne, dove la sua vita viene calpestata. Guardate cosa è successo al giudice Mesiano, nel giudice civile, del processo civile, tra CIR e l'azienda proprietaria come holding del gruppo editoriale Espresso che edita Repubblica, e la Mondadori e la Fininvest, l'azienda del Presidente del Consiglio. Si parla di questa causa di risarcimento con una cifra molto alta, 750 milioni di euro. Si dimentica sempre che questa è una causa civile per danni che è stata fatta dopo che c'è stata una sentenza penale di condanna per corruzione, perché è stato corrotto il giudice che ha preso la Mondadori dalle mani della CIR e l'ha messo nelle mani della Fininvest. Ci sono stati 3 gradi di giudizio, ci sono state 3 sentenze, c'è stata la Corte di Cassazione, ci sono voluti 18 anni per avere giustizia in un caso in cui la storia imprenditoriale di una grandissima azienda editoriale è stata deviata in modo fraudolento con la corruzione. Questo è scritto in una sentenza ed è naturale che dopo questo qualcuno dice: beh, vorrei quantificare i danni, visto che questo è certificato da tribunali e corti di Cassazione della Repubblica Italiana. 18 anni. Sarà possibile quantificare i danni? I danni vengono quantificati quanto valeva l'azienda allora, più gli interessi di questi 18 anni, di chi ha tirato in lungo, oltre ai tempi della giustizia italiana, per arrivare al pronunciamento. Questo giudice è stato bastonato mediaticamente attraverso la derisione e l'irrisione sulle televisioni del Presidente del Consiglio, non del fratello, del Presidente del Consiglio. È stato presentato mentre cammina, con un comportamento definito ridicolo, incomprensibile, perché fuma una sigaretta, guarda se qualcuno gli prende il posto dal barbiere dove deve andare e vuole finire la sigaretta e non vuole perdere il posto che ha dal barbiere. Un comportamento tremendo, in più accompagnato, mi rendo conto, da calzini turchesi. Questa persona è stata pestata mediaticamente per questa ragione. Ci sarà un problema che riguarda l'informazione. Roberto Saviano, che ha 30 anni, che voi conoscete bene, che non fa il giornalista, quindi non deve difendere ragioni corporative, ha detto: ma la libertà di stampa sta anche nella serenità di chi deve scrivere. Io aggiungo un'altra parola, nella libertà di chi deve scrivere. Nella libertà di poter esprimere il giudizio
che crede e che parte dalla sua libera e autonoma valutazione dei fatti che è tenuto a rispettare, l'incrocio tra i fatti e la valutazione che lui fa dà il risultato del prodotto giornalistico, che deve essere libero e non deve essere turbato da un'altra valutazione. Questo è quello che deriva dall'incrocio tra i fatti e la mia valutazione, il mio approccio culturale a questa vicenda. Ma non posso dirlo, perché correrei dei rischi. È questa l'informazione che volete ricevere? È questa l'informazione che vogliamo ricevere? Ma facciamoci una domanda in più. Si può governare una grande democrazia in mezzo all'Europa a colpi di dossier? Sostituendo l'autorevolezza con l'intimidazione? Sostituendo il consenso con la paura? Ma noi riteniamo che sia possibile? Si può spaventare qualcuno? È evidente che l'attacco a Fini non è stato fatto per quello che ha detto, per quanto abbia dato fastidio a un'opinione costituzionale. È stato fatto per quello che potrebbe dire, perché è chiaro che in questo processo di avvitamento della leadership del Presidente del Consiglio, dovuta soltanto a ciò che ha costruito con le sue stesse mani, ogni processo di autonomizzazione, totale o anche parziale, del gruppo dirigente della destra italiana passa soltanto attraverso la figura di Fini, perché è insieme la figura di maggior rilievo e la figura più autonoma. E quindi colpendo Fini si è voluto colpire l'incubo futuro del Presidente del Consiglio, si è voluto sparare nel buio dell'incubo di quello che potrebbe capitare, per dare un segnale a tutti, come colpendo Boffo si è dato un segnale alla Chiesa: non metterti di traverso su queste vicende, riguardano la morale, riguardano l'etica, non ti riguarda, non metterti di traverso. Potremmo aprire il capitolo dell'omosessualità nella Chiesa. E l'altro segnale ai direttori dei giornali: conviene tenere gli occhi bassi, conviene non alzare lo sguardo, guarda che cosa potrebbe capire, cosa potrebbe capitare, è roba pericolosa, meglio girare al largo. Allora, è evidente che in Italia c'è la libertà di stampa, ma se il problema con cui si misura la qualità delle informazioni in Italia è il diritto del cittadino, come dicevamo prima, di conoscere e di sapere, noi dobbiamo misurare questo. Noi dobbiamo misurare soltanto questo. Allora dobbiamo chiederci se gli atti che sono avvenuti in questi ultimi mesi, soprattutto da maggio, giugno, luglio, agosto, poi quando c'è stato un cambio di strategia definita offensiva, soltanto falchi, più niente colombe e tutta quella roba ornitologica, ecco, bisognerebbe chiederci se tutto questo non va a deviare il libero corso dell'informazione in qualche misura, su cui possiamo anche metterci d'accordo, ma se anche fosse una misura minima, poiché viviamo in democrazia, sarà pure un problema. Ci rimanda o no al problema della qualità della nostra democrazia? C'è poi stato qualcosa di più generale che non riguarda i giornali, ma che richiama la stessa cultura. C'è stato il pronunciamento della Corte Costituzionale sul lodo Alfano e anche qui non si può non vedere, oppure si può far finta di non vedere. E devo dire che la grandissima maggioranza degli osservatori hanno tranquillamente e agiatamente potuto non vedere quello che capitava. Ma i giudici della Corte, per la prima volta in una democrazia occidentale, hanno dovuto dar prova di autonomia e di indipendenza prima di pronunciare il loro giudizio sul lodo Alfano, perché sono stati sottoposti a una serie di attacchi preventivi che hanno richiesto coraggio per poter essere indipendenti e liberi nel formulare il loro giudizio. Dopodiché hanno deciso, a grande maggioranza, che il lodo non era costituzionale, e il Presidente del Consiglio ha attaccato i giudici della Corte definendoli comunisti e ha attaccato il Presidente della Repubblica perché lo ha detto espressamente in televisione. Io invito chi se lo fosse perso ad andarselo a guardare e a discuterne con i professori di diritto costituzionale. Ha detto che il Presidente del Consiglio non si era comportato bene perché non aveva influito sui magistrati della Corte, cioè ha detto in televisione che avrebbe preteso dal Presidente della Repubblica di interferire sull'autonomia e l'indipendenza della Corte Costituzionale, cioè di rendersi colpevole di alto tradimento della Costituzione. Questo è stato detto, naturalmente, a porta, il luogo dove si svolge la politica in questi anni. Perché leggo questa vicenda alle altre, che non riguarda i giornali?
Perché quando sono andati a sostenere di fronte alla Corte la necessità di approvare il lodo Alfano, gli avvocati del Presidente del Consiglio, l'avvocato Pecorella in particolare, che lo ha difeso anche nei tribunali, nelle vicende penali che lo hanno impegnato in questi anni, ha sostenuto che il Presidente del Consiglio non è un primus inter pares, ma è un primus super pares. La Corte lo ha ascoltato, credo, con molta attenzione, immagino. La Corte ha preso atto di tutto questo, solo che a un certo punto ha dovuto dire che nella Costituzione non c'è scritto. E quello è un problema. È un problema. Cioè, sarà pure il primus super pares, soltanto che nella Costituzione vigente, fino a questo momento, quella cosa non c'è, quella formula non esiste. Non esiste. E quindi, essendo quei giudici tenuti a rispettare la Corte e a chiedersi se una legge che viene portata davanti a loro è una legge costituzionale oppure no, hanno dovuto dire che quella legge, tanto più sostenuta e smascherata dai legali del Presidente del Consiglio, con quella fisiologia interna, con quella ragione d'essere, con quella ragione d'uso soprattutto, non fa parte del disegno costituzionale italiano. Bisogna aver pazienza. Per qualche tempo la Costituzione è ancora fatta così, non contempla questa cosa. E questo però non ha impedito al Presidente del Consiglio di attaccare la Corte, i singoli magistrati e il Collegio nel suo insieme, e di attaccare il Presidente della Repubblica. Questa vicenda dimostra, nell'esplicazione plastica che poi ne hanno fatto gli avvocati, che non è un istinto del Presidente del Consiglio o una sua volontà di sopraffazione o qualcosa di simile. È una cultura politica quella che abbiamo davanti. E ne parlo qui perché quella cultura politica che si è manifestata addirittura con una formula costituzionale, istituzionale, giuridica, più ancora che politica, di fronte alla Corte attraverso l'avvocato Pecorella, è quella che sta dietro anche ai comportamenti nei confronti della stampa. Il Presidente del Consiglio ritiene di essere non soltanto investito dal voto popolare, ma di essere, come ha detto lui con una sua formula, unto dal voto popolare, cioè di aver ricevuto una sorta di consacrazione dal voto popolare che trasforma lui e il corpo elettorale, che è fatto di cittadini, ma che lui preferisce chiamare popolo, in un tutt'uno, in un corpo mistico. E chi attenta o indebolisce o si propone di mettere in crisi o critica il potere, legittimo naturalmente, ci mancherebbe, che deriva da questa unzione carismatica, automaticamente pecca contro la sovranità popolare, non pecca contro il Presidente del Consiglio, contro la figura umana del Presidente del Consiglio, ma pecca contro questa creatura carismatica del corpo mistico in cui c'è l'unione nel destino della nazione, del capo e del suo popolo. E quindi è un attentato contro la sovranità popolare. Si mette qui dietro, se uno si va a rileggere il dibattito costituzionale sulla sovranità, prima che la Carta venisse varata, nei mesi di discussione dei padri costituenti, si è discusso su dove risiede la sovranità. Il problema è che la sovranità in Italia appartiene al popolo, risiede nel popolo, non emana dal popolo, come sembra credere, teorizzare, essere convinto il Presidente del Consiglio. Da noi la sovranità non deriva dal popolo, risiede nel popolo. Il Presidente del Consiglio è uno strumento indiretto che riceve l'ufficio di governo dall'esercizio della sovranità pieno del popolo, che dopo averlo esercitato non se ne spoglia, ma la detiene, perché così vuole la Costituzione, così vogliono i fondamenti della democrazia occidentale parlamentare come noi la conosciamo e come quella in cui ancora viviamo. Questo disegno dell'entità sovraordinata rispetto agli altri poteri, che è emersa più volte nel dibattito politico, nel dibattito culturale animato dalla destra italiana e anche nella polemica quando c'è stato, vi ricordate, i decreti, il caso ad esempio di Eluana Englaro, la polemica da Presidente della Repubblica a Presidente del Consiglio, che sembrava una polemica istituzionale o una polemica giuridica. Al fondo c'era invece questa questione, se il potere del Presidente del Consiglio debba considerarsi sovraordinato rispetto a qualsiasi altro potere, perché se così è,
Il Presidente del Consiglio, legittimamente dentro questa mentalità, che non appartiene alla Carta Costituzionale, tuttavia dentro questa sua mentalità non sopporta bilanciamenti di poteri, non sopporta equilibri di poteri, non sopporta controlli da parte degli altri poteri, siano essi la magistratura, siano il Parlamento, siano il Presidente della Repubblica per quel minimo sindacato che può fare nei limiti fissati dalla Costituzione, a cui Napolitano si è sempre attenuto quando deve firmare i decreti, e siano anche i giornali, quel potere o contropotere che dir si voglia, che nella minima quantità di potere che esercita, la esercita soltanto in quanto espressione della pubblica opinione. Quindi siamo di fronte a una cultura, non siamo di fronte a una prassi, siamo di fronte a un disegno. Se mi chiedete che previsione farò, la previsione è che se il Presidente del Consiglio rimane in carica, tenterà di adeguare la Costituzione formale a questa cultura costituzionale, si potrebbe dire, se non fosse una parola troppo grossa, a questa cultura di leadership che ha in mente. E cioè, per dirlo con una formula, il Presidente del Consiglio dirà al sistema costituzionale: introietta la mia anomalia, sarai deformato per sempre, ma a quel punto tutto filerà liscio. Perché se il sistema accetta di essere ridisegnato e ridefinito a partire dall'anomalia berlusconiana e prendendola a pietra fondamentale del nuovo ordinamento, effettivamente non ci sarà più ragione di tensione e di polemica, perché tutto filerà liscio secondo il volere del nuovo dominus del sistema. D'altra parte, quando si dice che il sistema si deve riordinare perché dando più poteri al Quirinale, è una delle varie ipotesi che sono state fatte in questi ultimi mesi, perché il Presidente del Consiglio aspirerebbe alla fine di questa legislatura ad andare al Quirinale, noi vediamo che praticamente il disegno costituzionale si deve adattare alla biografia personale di una persona, che è praticamente la stessa cosa. Dico questo per dire che la polemica con i giornali, la polemica con qualche giornale, deriva da una cultura, deriva da un disegno di fondo, deriva da una concezione del potere, della politica, delle istituzioni, della Costituzione, che è esplicito, che ha un grande pregio, che è dichiarato, che è praticato, ma è anche dichiarato, e che è una delle ragioni che tiene il sistema sotto tensione, perché è naturale che al di là della volontà dei singoli, e al di là della volontà di Berlusconi, e al di là dell'esplicita volontà di Napolitano di evitare traumi, di evitare problemi, e al di là anche della volontà inesistente del Partito Democratico, che mettiamo da parte perché non sta giocando la sua partita, almeno fino a questo momento, è evidente che tra un sistema costituzionale vigente che scricchiola perché continuamente viene messo sotto torsione, perché la prassi è quella di un ordinamento di tipo completamente diverso, dove il leader eletto dal popolo si ritiene sovraordinato rispetto agli altri poteri, è chiaro che la tensione è inevitabile. È inevitabile, non è una volontà politica, non è frutto di un sopruso, è frutto di questo processo che abbiamo detto. E arriviamo agli ultimi atti. Il Presidente del Consiglio ha deciso di rispondere alle domande di Repubblica, dopo aver detto che non avrebbe mai risposto. Lo ha deciso, c'erano state molte avvisaglie, noi avevamo ricevuto dei segnali indiretti naturalmente, ma se noi rispondessimo, oppure le risposte sono pronte. Io non ho mai risposto a persone che passavano a dirmi cose del genere, non si sa se per billanteria o per qualche strano mandato, eccetera, eccetera. Non ho mai dato risposta di nessun tipo. L'unica risposta che ho dato è questa: le domande sono nate come risposta giornalistica a determinati comportamenti, azioni, dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Se su questa materia il Presidente del Consiglio interverrà con azioni, comportamenti e dichiarazioni diverse, reagiremo giornalisticamente. È molto semplice. Una volta che tu dici questo, tutto diventa chiarissimo. Noi reagiremo giornalisticamente a qualsiasi nuovo comportamento che il Presidente del Consiglio avrà su questa vicenda, come abbiamo reagito ogni volta che ci ha insultati, ogni volta che ci ha querelati, ogni volta che ci ha attaccati. Il Presidente del Consiglio ha deciso di rispondere, ha deciso di farlo nel modo per lui più comodo, cioè depositando come in un paniere delle pillole di risposta, o diciamo così, delle pseudo risposte, nel libro del suo intervistatore preferito, Bruno Vespa, che è anche stato il suo notaio televisivo in quel famoso contratto show con gli italiani, e che pubblica il libro della casa editrice del Presidente del Consiglio, la Mondadori,
che ha fatto 30 comunicati, o 31, non mi ricordo bene, di anticipazione del suo libro, Unico caso al mondo, in cui ogni giorno in diretta il Presidente del Consiglio interveniva. Noi abbiamo scritto che come gli araldi che una volta uscivano dal palazzo suonavano le trombe e leggevano i decreti del sovrano. E stiamo al merito. Il Presidente del Consiglio ha scelto soprattutto una formula per lui molto confortevole, perché molto protetta e molto controllata, in cui la persona che si è scelto gli ha riformulato le domande in modo più pacifico, in qualche modo, e soprattutto il Presidente del Consiglio ha potuto scartare due quesiti a cui non gli faceva comodo rispondere, ha evitato il confronto con Repubblica, che insieme con le domande aveva un retroterra di ragionamento, che è quello che determinava le domande, che avrebbe potuto, di fronte a delle sue mezze risposte, mettere in campo la ragione che stava dietro quella domanda, dire scusi però, ha evitato tutto questo, e questo è naturalmente nel suo diritto. E lo ha fatto tenendosi molto al largo dal merito dei problemi. Vedete, la ragione vera per cui noi abbiamo fatto queste domande è la stessa identica ragione, l'ho capito ieri, che ha spinto il Presidente del Consiglio a rispondere, non ce n'è un'altra. Cioè la ragione della responsabilità del potere. Il potere deve essere responsabile dei suoi atti e delle sue azioni di fronte ai cittadini. I giornali sono al mondo per pretendere l'esercizio di questa responsabilità quando succede qualcosa che ha rilievo per i cittadini. Una volta per tutte diciamo che le vicende di quest'estate hanno rilievo, almeno hanno rilievo in tutti i paesi europei. Sto parlando di paesi diversi dall'Italia. La figlia del Presidente del Consiglio, che si chiama Barbara, ha usato una formula quest'estate durante un'intervista a Vanity Fair che ho trovato molto corretta, e ha detto: i comportamenti privati di un uomo politico hanno rilievo pubblico. Io aggiungo, soprattutto quando imbarazzano le istituzioni. Aggiungiamo poi che questo uomo politico ha avuto la grandissima abilità di far cadere il muro tra privato e pubblico. Ha regalato a tutte le famiglie italiane, nell'occasione di una campagna elettorale, il libro fotografico della sua vita privata, dei suoi successi come imprenditore, vendendo la sua biografia come la moderna ideologia del suo movimento. Che cosa rimane di separazione tra pubblico e privato? Come si può a un certo punto reinvocare la separazione tra pubblico e privato quando tu vendi e regali il film della tua vita al posto del programma politico del tuo movimento, invitando gli italiani a entrare dentro, ritagliandosi uno spazio di successo anche per loro? Non c'è nulla di gossip in questa vicenda, non c'è nulla di privato, non c'è nessuna vicenda da rotocalco, ci sono dei problemi politici grossi così. Il primo problema politico è un problema di verità, il secondo problema politico è un problema di libertà, che è quello di cui abbiamo parlando dei giornali. A questo punto, di fronte alle risposte di Berlusconi, che cosa noi dobbiamo dire? A mio parere, noi dobbiamo prendere atto nel merito di che cosa significano queste risposte. Oggi noi l'abbiamo fatto con due pagine, con Giuseppe D'Avanzo, che ha svolto in questi mesi un'inchiesta permanente sulle vicende del Presidente del Consiglio. Un'inchiesta permanente come quella che hanno fatto molti altri giornali in circostanze simili in altri paesi del mondo, senza essere tacciati di essere fabbrica dell'odio, questa è l'unica differenza rispetto all'Italia, senza essere tacciati di essere dei giornali nemici, senza essere tacciati di essere contrari alla sovranità popolare, anche quando i presidenti che venivano attaccati erano effettivamente eletti dal popolo in quel caso, e senza essere tacciati di essere antipatriottici. Polemica che è stata fatta molto a lungo nei confronti di Repubblica, su cui vorrei dire una parola molto semplice. Chi svolge delle critiche nei confronti del legittimo potere in carica, di fronte a ciò che ritiene degli sbagli, di fronte a ciò che ritiene degli abusi, lo fa perché ama il suo paese almeno quanto chi detiene il potere. Ama il suo paese attraverso la democrazia, attraverso il rispetto delle istituzioni, attraverso il rispetto della regola civica secondo cui tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, e tra questi diritti c'è anche il diritto dell'informazione, di svolgere il suo compito.
Non c'è un altro modo in Occidente di amare il proprio paese che io conosca. Secondo, il proprio paese si serve, che è un modo di amarlo, se ognuno svolge il proprio compito nel rispetto del suo ruolo, ma cerca di farlo fino in fondo. Ora, il ruolo dei giornali, della libera informazione e il ruolo del potere sono spesso dei ruoli confliggenti, ma questo non porta scandalo nelle altre democrazie. Non porta scandalo. Soltanto in Italia porta scandalo. Il rapporto e il confronto, anche faticoso, e capisco, anche scomodo per tutti e due, anche per i giornali, per l'evidente sproporzione di forze che c'è in questi casi, tra il potere legittimo e un giornale, può diventare anche un conflitto. E questo non è affatto scandaloso. Soltanto in Italia si assiste a quello che si assiste. Voi prendete l'uomo politico che è passato nella contemporaneità alla storia come il più grande nemico della libera stampa, Richard Nixon. Quando è stato oggetto di un'inchiesta permanente da parte di Washington Post, non ha usato un centesimo delle armi che ha usato il Presidente del Consiglio italiano. Non aveva 6 canali televisivi per nascondere le informazioni sgradite e mettere in campo quelle gradite. I telegiornali italiani non hanno mai parlato di questo scandalo di cui hanno parlato tutti i giornali europei del Presidente del Consiglio, ne hanno parlato soltanto quando hanno dovuto dare notizia delle reazioni a qualche avvenimento del Presidente del Consiglio. Col paradosso informativo che i telespettatori a casa hanno assistito a delle reazioni del Presidente del Consiglio a delle azioni che non conoscevano, di cui non hanno mai sentito parlare. Richard Nixon non aveva le televisioni a disposizione, soprattutto non aveva dei giornali di proprietà che attaccavano su vicende sessuali i direttori di Washington Post o i giornalisti di Washington Post o di New York Times che facevano l'inchiesta. Questa è una differenza. Nessuno la fa notare. Questa è una differenza. È evidente che un leader politico sotto critica, sotto attacco, ha tutto il diritto di difendersi. Ma negli altri paesi questa difesa si esercita a partire dall'enorme influenza politica che il leader ha e anche dallo straordinario ruolo e peso mediatico che il leader ha quando parla al paese. Ma per parlare al paese bisogna potersi assumere la responsabilità di cui dicevamo prima. Questa è la mia verità. Ve la testimonio questa sera. Ed è l'ultima parola che dico, perché è una parola definitiva, appunto perché è la verità. Me ne assumo tutta la responsabilità, politica e personale. Questo in Italia è mancato. Oggi D'Avanzo mette in relazione ognuna delle 10 domande, la risposta di Berlusconi, c'è la risposta per 8 delle 10 domande, e fa le sue deduzioni. Ognuno può giudicare. Noi prendiamo atto che il Presidente del Consiglio ha sentito il bisogno di rispondere e dunque quella partita era giusta. Dunque quelle domande era giusto farle. Sono soltanto delle domande, ma era giusto farle se dopo 6 mesi il Presidente del Consiglio ha dovuto cercare il posto, il modo, il tempo e infine l'ha trovato e ha sentito la necessità di rispondere. Era giusto farlo per quel pezzo di opinione pubblica che vuole ancora sapere. Se era giusto farlo, il ritardo con cui quelle risposte sono venute è politicamente significativo. È un ritardo non nei confronti del giornale, ma nei ritardi di quel pezzo di opinione pubblica che vuole sapere. Noi comunque prendiamo atto che il Presidente del Consiglio ha sentito il bisogno tardivo di rispondere e prendiamo atto del limite oltre il quale, nell'accertamento della verità, il Presidente del Consiglio non è in condizione di andare. Questa coscienza del limite, che l'operazione che il Presidente del Consiglio ha architettato con Vespa denuncia esplicitamente nel momento in cui risponde, è la vera e più significativa risposta che noi abbiamo ricevuto. Il problema della verità su queste vicende rimane intatto. Noi continueremo a cercare di capire che cosa c'è dietro. Grazie. Posso dirvi soltanto una cosa?
È evidente che quella che io vi ho raccontato può benissimo essere soltanto la metà di una storia, perché ci sono altri protagonisti impegnati come siamo impegnati noi in questa vicenda, che la racconterebbero in modo completamente diverso. Io sono in una università, sono tra persone adulte, presumo che voi leggiate più di un giornale, presumo che voi conosciate anche l'altra parte, come possiamo dire, del racconto di questa vicenda. Io sono convinto attraverso il mio lavoro di quello che vi ho detto, però vi dico che esistono anche altre letture dei fatti di questi mesi e quindi credo che vi possiate formare una nozione compiuta di quello che accade leggendo più giornali. Oggi fortunatamente nel nostro paese il pluralismo, a differenza del pluralismo televisivo, il pluralismo dell'informazione è veramente compiuto, nel senso che da qualche anno è nata anche una stampa di destra robusta e quindi in edicola ognuno può trovare tutto quello che vuole, può mettere a confronto diverse opinioni. Sono Luca Martinazzi, sono un postdoc del Centro De Giorgi. Ecco, io avrei dedicato più spazio non alle vicende personali di Berlusconi, ma ai suoi rapporti con la mafia, che sono un fatto, insomma, io sono stato 4 anni in Svizzera se ne parla e non capisco perché su Repubblica se ne parli poco. In proposito, sono andato su internet e ho preso una frase del procuratore generale di Palermo, Antonio Gatto, una frase così, pronunciata di recente in un processo contro Dell'Utri, e la frase è questa: la presenza del mafioso Vittorio Mangano ad Arcore rappresentava il simbolo della protezione accordata da Cosa Nostra a Silvio Berlusconi. Allora, direttore Mauro, non le sembra questo un tema più importante da discutere sulle colonne del suo giornale che non le vicende pur spinose erotiche del Presidente del Consiglio? Se lei oggi legge Repubblica e magari la trova ancora in edicola se finiamo presto, lei vede che c'è un riferimento proprio a Mangano nell'articolo di D'Avanzo, là dove il Presidente del Consiglio dice, perché una delle domande gli chiedeva se non si sentiva ricattato da queste ragazze che lo hanno fotografato, hanno registrato, eccetera, eccetera. E lui ha risposto: io non sono mai stato ricattato nella mia vita e se lo fossi stato avrei denunciato subito la magistratura se fossi stato a conoscenza di ricatti. A parte il fatto che è stato a conoscenza del filmato di Marrazzo, l'ho anche visionato, non si capisce quale titolo, e invece di informare l'autorità giudiziaria ha informato lo stesso Marrazzo. Poi D'Avanzo ricorda il caso di Mangano, ricorda il caso in cui da intercettazioni telefoniche, lui le cita testualmente, tra virgolette, io non le ricordo a memoria, ma il Presidente del Consiglio dice: hanno minacciato di uccidere mio figlio, di tagliarmi la testa, di farmela trovare a Piazza Duomo e io non so come fare. Di tutto questo non esiste traccia di denuncia alla magistratura, quindi le cose che ha detto ieri sono delle cose sventate, perché le vicende precedenti dimostrano che le cose non sono andate sempre così. Quanto riguarda le vicende della mafia, in particolare il caso di Mangano, Se lei fa una ricerca su Repubblica.it c'è la possibilità di andare indietro fino al 1984, lei digita il nome Mangano e vedrà quanti articoli abbiamo fatto. Sì, no, era più una domanda quantitativa, cioè. Ma lei vedrà quanti articoli abbiamo fatto. Poi vede, nella politica la qualità di una determinata vicenda è data anche dal contesto politico in cui cade. Lei guardi il Berlusconi del 25 aprile, guardi il Berlusconi di dopo il 26 aprile. Sono due figure politiche diverse, perché tutto questo che è accaduto lo ha indebolito al di là di ogni previsione. Noi non sappiamo nemmeno che cosa c'era dietro questa vicenda. Perché il contesto politico in cui questa vicenda cade è un contesto di forti divisioni all'interno del suo mondo. La vicenda Boffo ha aperto un contenzioso con la Chiesa, l'attacco a Fini ha aperto un contenzioso con Fini
Oggi gli stessi giornali della destra, oltre ad attaccare Fini, avvertono che è a rischio l'intera tenuta del sistema berlusconiano su questa cosa qui. Quindi questa vicenda ha oggi una rilevanza perché è una vicenda percepita come particolarmente acuta dallo stesso Presidente del Consiglio. Le vicende che lei chiama genericamente della mafia sono incardinate in determinati procedimenti, alcuni dei quali sono conclusi, ci sono gli atti processuali, altri sono in corso, ci sono anche delle indagini in corso. E naturalmente il giornale ne ha parlato e ne parlerà ogni volta che è necessario. Le ripeto, vada a vedere quante cose abbiamo scritto con Mangano. Non è che poiché è accaduto che lui aveva lo stalliere Mangano, che era un uomo della mafia in casa, noi lo possiamo scrivere tutte le mattine. Quando alziamo la saracinesca del giornale, la prima cosa che facciamo è digitiamo il nome Mangano. Noi ne abbiamo parlato quando questa vicenda era dentro l'attualità politica o giudiziaria. Naturalmente c'è nel background del lavoro che noi facciamo, tanto che oggi viene citata proprio oggi da D'Avanzo sul giornale. Dottore, buonasera, sono Virgilio Alpigiano di Radio Radicale. Intanto volevo chiederle cosa ne pensa del fatto che dal Parlamento Radio Radicale verrà fatta fuori in base ad una proposta della maggioranza. Ha dato fino ad oggi per anni un servizio, credo a tutti gli italiani, in diretta, in tempo reale, di quanto accade nel Parlamento. Prima domanda. La seconda ha citato Eluana Englaro. Vorrei sapere una sua concettualità, una sua idea sul testamento biologico. E poi un quotidiano come il vostro, così grande e importante, quando è che comincerà ad aprire un'indagine di giornalismo partecipativo e di denuncia sulle morti nelle carceri? Grazie. Sulle carceri abbiamo dedicato l'ultimo diario, che è il nostro supplemento culturale. Approfitto per dire, se me lo consentite, non lo dico per pubblicità, ma perché è una cosa che mi sta molto a cuore, che domani esce un supplemento culturale nuovo di 14 pagine che si chiama R2 Cult o Cult, perché dipende se... Noi abbiamo pensato anche perché significa cultura, libri e tempo libero. E quindi ampliamo lo spazio per la cultura come non è mai avvenuto in un quotidiano italiano. Ma l'ultimo numero questa settimana del diario, cioè questo approfondimento che noi dedichiamo a una parola topica della fase che stiamo vivendo, cercando di inclinarla sul significato critico del momento, quindi per quello che è accaduto nelle carceri, abbiamo dedicato due pagine con un grande intervento di Adriano Sofri, con un intervento della direttrice di Ristretti Orizzonti, che lei conosce, che è l'agenzia che ogni giorno ci porta le notizie del mondo delle carceri, e con un intervento, adesso non ricordo il nome, di Augusto Padovani, che è uno dei massimi esperti a livello accademico di questa vicenda. Alle carceri stiamo molto attenti anche perché Adriano ci strattona conoscendo bene quel mondo ed essendo per tante ragioni un terminale di notizie, di disagi, di disperazioni. Una volta che camminavo per Pisa ho visto dei ragazzi spacciatori che erano stati in carcere, che lo fermavano e che gli davano notizie, dato che erano rimasti in carcere fino a qualche giorno prima, gli davano notizie di cose che accadevano dentro, parlavano di persone, parlavano di secondini, parlavano... Ecco, quindi è un tema a cui stiamo, credo, particolarmente attenti. Il caso di Cucchi, che è un caso esplosivo di questi giorni, credo che sia stato un caso che abbiamo portato in prima pagina per primi. È ridicolo dire queste cose, però insomma possiamo commettere molti errori, ma su questo tema mi pare che siamo abbastanza sensibili. Poi non mi ricordo più le altre due cose che mi ha chiesto, vede la memoria. Sì. Sul testamento biologico, guardi, lo riassumo nella vicenda più... E poi Radio Radicale mi ha chiesto. Lo riassumo nella vicenda più complessa che ha agitato l'opinione pubblica. Il caso di Eluana Englaro. È un caso su cui all'inizio ho chiesto il parere di esperti, perché era una vicenda che mi pareva troppo grande per poterla affrontare senza avere delle competenze specifiche su queste materie che trattano di quel confine tra la vita e la morte... Che Eluana ci ha obbligato ad esplorare, che suo padre ci ha obbligato ad esplorare. Poi la vicenda è stata ci ha talmente sopraffatti che alla fine ho scritto più volte anch'io, che non sono certo un esperto di tutto questo.
Io credo semplicemente che il Paese abbia bisogno di ricordarsi che siamo uno Stato laico, che siamo uno Stato... Guardi, le rispondo anche con un'altra vicenda. Ho uno scambio con un carissimo amico cattolico, ma soprattutto credente, che mi dice: ma com'è possibile che tu, in nome di un principio astratto come la laicità dello Stato, metti in secondo piano la figura straordinaria di Gesù Cristo e la sua testimonianza di fratellanza, la sua testimonianza di uguaglianza, la sua testimonianza di sofferenza? Quello che io mi sforzo di far capire, ne ho discusso a lungo con i miei colleghi, è che non c'è nessuna valutazione della figura storica di Gesù Cristo e soprattutto di ciò che rappresenta nella storia dell'umanità quella testimonianza di pace, di fratellanza, di stare dalla parte degli oppressi, di stare dalla parte dei deboli. Non c'è nessuna valutazione. Spesso noi laici veniamo messi nelle condizioni di essere quelli che sono per la morte, perché sosteniamo il diritto, come nel caso di Luana, di poter scegliere in queste condizioni estreme. Oppure veniamo dipinti come quelli che sono contro la figura di Gesù Cristo o che vogliono bruciare i crocifissi perché riteniamo, proviamo a dire che le pareti di un edificio pubblico, come una scuola o io aggiungo come un tribunale, non devono avere dei simboli religiosi, semplicemente perché la scuola non educa ad una religione e un tribunale non giudica sulla base di un credo religioso. Quindi non per il principio maggioritario, per il principio, ma semplicemente per questa ragione di fondo. Io non capisco perché dire questo significhi mistificare la figura di Gesù Cristo, essere contro, offendere il sentimento dei credenti. Quanto poi alla riduzione della figura di Gesù Cristo a puro simbolo, Bersani ha detto: ma non dà fastidio a nessuno. Io credo che per chi crede Gesù Cristo non sia venuto sulla terra per non dar fastidio a nessuno, ma sia venuto sulla terra per dare scandalo, come ha detto, con le parole dei Vangeli. Allora, la riduzione del cristianesimo, no, la riduzione del crocifisso a puro simbolo, dovrebbe, simbolo della tradizione, dovrebbe essere un'offesa soprattutto per chi crede. Ratzinger, prima di diventare Papa, aveva detto: il cristianesimo non è una filosofia, ma in modo un po' più efficace l'ha detto Don Giussani alla nascita di Comunione e Liberazione, quando dice il cristianesimo è un avvenimento, cioè qualcosa che è accaduto. C'è un luogo nel tempo e nello spazio che si chiama Betlemme 2009 anni fa, dove è accaduta una questione, cioè non è una filosofia. Allora, per chi crede soprattutto, la riduzione di tutto questo a pura testimonianza culturale dovrebbe essere un'offesa. Solo che noi laici ci lasciamo incapsulare in una battaglia dove si contrappone il principio all'assoluto. Ci pensavo ieri sera, ma guardo Adriano Prosperi che su queste cose, per nostra fortuna, ha scritto parecchio su Repubblica. È chiaro che se noi, se la diciamo così, la contrapposizione tra un principio che nasce a un certo punto nella storia dell'umanità, che è qualcosa di finito, che è qualcosa che comincia, e l'assoluto e bisogna provare a ragionare, dire: soltanto se c'è qualcuno che difende i principi è possibile per chi crede nell'assoluto testimoniare il suo credo e la sua fede. Per quanto riguarda Radio Radicale, io con gli orari che faccio e con la vita che faccio non ascolto la radio, perché sto chiuso tutto il giorno là dentro nell'illusione che si governi la realtà rimanendo chiusi là dentro, ma conosco un sacco di persone, di cui mi fido molto, che ricevono l'informazione politica, diciamo così, privilegiata, in diretta e in modo anticipato, fin dal mattino, attraverso Radio Radicale. Persone molto diverse tra di loro, persone molto trasversali dal punto di vista politico, persone di vario tipo. Poi conosco i servizi che Radio Radicale offre in determinate vicende, di cui altrimenti arriverebbe pochissimo alla gente, se non nei resoconti dei giornali quando li fanno il giorno dopo. Conosce anche la trasmissione del dottor Arena? No. Il martedì sera? No, io non ascolto la radio. Sì. Comunque non ascolto la radio, quindi credo che la funzione che ha svolto Radio Radicale in questi anni, se, per quello che io conosco e so, sia una funzione utile. Mi auguro che possa continuare a farlo. Sì, buon pomeriggio. Io sono
uno studente dell'Università Statale di Pisa che, apro e chiudo parentesi, sta per essere definitivamente smantellata da questo governo con un'opposizione parlamentare anche in questo caso tendenzialmente assente. E sono uno studente della facoltà di giurisprudenza, questa è la cosa che più mi interessa in questa sede. Innanzitutto grazie per aver scoperchiato il vaso di Pandora, perché io solo così riesco a immaginare, solo con questa immagine, a quello che è successo in questi mesi e all'inquietudine che il potere rappresentato da Silvio Berlusconi, dal Premier, ha vissuto in questi mesi. Un potere inquieto è una spia di un controllo efficace, quindi bene. E grazie di questa opera civica che il giornale ha svolto. Poi mi sono concentrato un po' sul suo passaggio sul lodo Alfano, che secondo me è stato parecchio interessante. Ora, quello che la sentenza sul lodo Alfano ha testimoniato è che la Costituzione non è forma, è sostanza. La Costituzione vive e non è un caso se le argomentazioni usate alla Corte Costituzionale 4-5 anni fa, si è detto la Corte Costituzionale è contraddittoria con se stessa, ma nulla assolutamente di più banale. Quella legge andava annullata, era costituzionalmente illegittima. Si è detto poi delle reazioni che sono di una gravità appunto inaudita. Ora, io ho colto nel suo discorso questa piccola contraddizione, possiamo dire. Lei dice, direttore, non c'è un problema democratico, ma c'è un problema di qualità della democrazia. Io non chiedo le dimissioni, giustamente, non chiedo le dimissioni del Presidente del Consiglio. Ora, per inciso, le dimissioni sono un atto di decenza e di responsabilità politica in una situazione del genere, ma vanno rassegnate, non chieste. E quindi questo è un altro discorso. Però, ora, quello che voglio dire è, in una democrazia che vive e in una Costituzione che è fondamento di una democrazia appunto vivente e materiale, le frasi, le esternazioni del Presidente del Consiglio che, come ha riconosciuto secondo me benissimo lei, sono espressione di un modo di concepire la vita politica, non possono essere considerate un problema non di qualità della democrazia, ma un problema democratico, un'emergenza veramente democratica, quindi sostanziale e strutturale. Ultimo dettaglio, dato che ci troviamo in una società democratica dell'informazione. Ma tu dici, mi sembra di capire soprattutto, che c'è una contraddizione quando dico noi viviamo in democrazia, c'è un problema di qualità della democrazia. Io ho aggiunto anche, mi sembra sufficientemente grave dire questo. Il fatto che esista un problema di qualità della nostra democrazia a me pare un problema gravissimo. Che esista la democrazia lo dimostra anche il fatto che possiamo fare il nostro mestiere tranquillamente. Abbiamo potuto fare il nostro mestiere tranquillamente e se abbiamo fatto degli errori li abbiamo fatti per colpa nostra e da soli in qualche modo. Dopodiché tutto quello che è avvenuto lo abbiamo portato alla luce del sole, lo abbiamo sottolineato. E naturalmente quello che è avvenuto formula un accumulo che va, a mio parere, a danno della qualità della nostra democrazia. La qualità della democrazia esce da questa vicenda indebolita. La qualità della democrazia esce da questi anni indebolita. Il conflitto di interessi, ad esempio, è una causa dell'indebolimento permanente della nostra democrazia finché sussiste. Le dimissioni del Presidente del Consiglio. Io posso essere d'accordo con te che sarebbe stato un atto di decenza darle. Naturalmente penso che siamo d'accordo tutti e due che quella cultura populista di cui abbiamo parlato, che prevede che quando la fonte della delega è il popolo, a cui si chiede la delega soltanto e poi si chiede per 5 anni una vibrazione di consenso e nient'altro, anzi si chiede che si trasformi in spettatore, l'ha detto bene Bauman, i leader politici diventano idoli, la politica diventa evento, il cittadino diventa spettatore. Il compito dei giornali è quello della immunity to eloquence, cioè quello di rompere la magia degli idoli e la magia delle parole. E lo si può fare rimanendo ancorati ai fatti, citando i fatti ostinatamente. Una delle ragioni per cui il Presidente del Consiglio ha dovuto rispondere è banalissima.
che tutti i giorni abbiamo fatto le domande, che è quello che la politica e l'opposizione non fanno. Il Presidente del Consiglio, essendo un grandissimo esperto di palinsesti, lo dico tecnicamente, è molto abile nel cambiare di scena. Quando succede un incidente, qualcosa di sgradevole, il giorno dopo si parla d'altro. D'altra parte, l'amministrazione legittima di un paese è la più grande agenzia newsmaker di una democrazia. Ogni giorno può mettere in campo delle notizie che dominano il campo. È chiaro questo. Allora, quello che un giornale può fare è rimanere fortemente ancorato ai fatti e far nascere delle opinioni dai fatti. E in questo modo si spezza appunto la magia delle parole e la magia degli idoli che rischiano di dominare questa fase. Io in tutta questa partita ho cercato di mantenerla per la mia salute mentale nei binari di una partita giornalistica. Tutti i giornali stranieri che sono venuti a farci le interviste mi chiedevano: ma come finisce Berlusconi? E gli ho detto: il mio orizzonte è più limitato, cercare di fare un buon giornale domani mattina. Facendo un buon giornale domani mattina si può dare all'opinione pubblica giorno dopo giorno quegli elementi per cui, se decideranno di trarre delle conclusioni, potranno porre dei problemi al Presidente del Consiglio, fino al punto da farlo riflettere, probabilmente, o far riflettere i suoi alleati su queste cose. Quello è il compito di un giornale. Il caso di Marrazzo ha avuto una forza di centrifugazione diversa, nel senso che è scoppiato nello stesso istante in cui era evidente il ricatto. È scoppiato sotto forma di ricatto. È scoppiato nella fattispecie giuridica del ricatto, tanto che Marrazzo agli atti è una persona offesa, non è una persona indagata, è una persona offesa. E quindi, essendo una persona che ha subito un ricatto e svolgendo un incarico pubblico, le due cose non, o era in grado, gli abbiamo chiesto il primissimo giorno, nelle prime ore, o è in grado di spiegare che non è così e quindi di assicurare l'opinione pubblica di assumersi la responsabilità di una verità convincente e definitiva, siamo sempre allo stesso punto, oppure semplicemente deve dimettersi. Abbiamo sentito l'opinione che lei si è fatta di Berlusconi per i suoi attacchi unici nel panorama mondiale alla stampa che lo critica. Immagino che si sia fatto una pessima opinione anche del presidente di una democrazia molto più blasonata e solida della nostra, cioè il presidente degli Stati Uniti, che di recente non ha usato molto fair play nei confronti di una catena di informazione che l'ha severamente attaccata. Fox News, la polemica tra il presidente degli Stati Uniti e il network televisivo di Fox News, che il presidente americano considera, come ha detto il suo portavoce, non l'ha detto il presidente, l'ha detto il suo portavoce, ma è la stessa cosa naturalmente dal punto di vista degli effetti politici, considera con il rango e la funzione di un partito di opposizione e non di un organo di informazione. Questa dichiarazione del portavoce di Obama è una dichiarazione inconsueta che ha fatto rumore negli Stati Uniti. Farei notare, se mi permette, due o tre differenze. La prima: Obama non ha dei giornali con cui andare a rovistare nel letto, per usare una formula tipica di quel linguaggio, nel letto del direttore di Fox News e dei suoi giornalisti. Guardi che non è una differenza da poco, perché noi stiamo parlando sulla pelle degli altri. I giornali italiani hanno tranquillamente accompagnato fuori dalla porta il direttore di Avvenire, denunciato perché omosessuale sulla base di una velina scritta nel linguaggio dei servizi segreti, e l'hanno tranquillamente accompagnato alla porta senza illuminare né il mandante né il movente, dedicando molte righe a chi ha premuto il grilletto. Ma in ogni criminal story che si rispetti, al sicario, al killer, si dedicano pochissime righe. Come era vestito, se ha centrato l'obiettivo, se ha colpito un piede o una mano invece del cuore, finito. Poi il plot della storia è attorno al movente e al mandante. Mi permetterei di dire che, se le ho capite io, erano chiarissime tutte e due, sia il movente che il mandante. Sui giornali italiani non c'è traccia di tutto questo. Il presidente americano, scusi la digressione,
non ha i giornali per fare questo, non ha nemmeno degli altri canali televisivi con cui contrastare eventualmente quello che fa Fox. Mi permetterei di aggiungere che in termini democratici, in termini di qualità della democrazia, non è di nuovo una differenza da poco. Farei notare una terza differenza. Cito l'articolo del corrispondente del Corriere della Sera, così non sono sospetto, si chiama Paolo Valentino, ha dato questa notizia e nel finale del pezzo, se lei l'ha letto, che cosa diceva? Questo comportamento di Obama ha determinato la durissima condanna e lo sdegno di tutti i media americani, a partire da quelli più vicini al presidente americano. Tutto questo che ha scritto Valentino, e che è vero, ha avuto poi una realizzazione pratica pochi giorni dopo, perché il portavoce della Casa Bianca ha creduto di poter estromettere la giornalista di Fox News da una conferenza stampa sulla riforma della sanità. Tutti gli altri network, compresi quelli molto vicini al Presidente del Consiglio, del Presidente americano, si sono rifiutati di partecipare a quella conferenza stampa. Mi permetterei di aggiungere che in Italia... non è una differenza da poco. Stavo pensando, non so se cercherò di essere breve, che siamo in conclusione, ma provando a immaginare di essere... Devi denunciare conflitto di interessi. No, beh, io sono un perfezionando qua a scuola, sono stato anche... Hai fatto uno stagio a Repubblica. Dichiariamolo. Ma non parlerò di cosa succede nelle riunioni di direzione. No, scherzo. Volevo dire, visto che però siamo in una sede dove si fa anche storia, no? Pensavo, se fra 5 o 10 anni vedremo quello che è successo in questi 6 mesi, lo considereremo a mente fredda, cosa possiamo dire che potrebbe venire fuori da un punto di vista di analisi storica? Forse si potrebbe dire, propongo questa, che in questi mesi abbiamo visto, ad essere sinceri, si parla spesso di Repubblica come un partito, no? Ad essere sincero, forse si potrebbe vedere come in questi mesi si sia consumata una forte lotta egemonica tra due campi culturali. Lei ha chiamato un campo culturale quello di Berlusconi. Si può dire che in qualche maniera Repubblica rappresenti, forse potrei dire addirittura l'apice di un determinato campo culturale. Attorno a Repubblica, non ce lo si può negare, si raccolgono tanti intellettuali, professori universitari, molti anche professori universitari della scuola normale. Si sono raccolti lettori attorno a Repubblica che sono stati anche presi per esempio all'Unità, quindi ai giornali storici della sinistra, o a Paese Sera, giornalisti. Non possiamo negare questo. Il fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, ha sempre dichiarato di essere un giornalista, anche un pensatore, perché lui si considera un pensatore, di tradizione socialista liberale, potremmo dire. E il pensiero azionista si è raccolto attorno a Repubblica. Lo stesso titolo, La Repubblica, è come dire, noi siamo... ci piacerebbe che ci fosse il pensiero azionista. Ci piacerebbe molto. Vabbè. Quindi direi che forse non bisogna nemmeno sottrarsi troppo, cioè noi dobbiamo dire, non siamo in un paese normale, quindi direi che non possiamo sottrarci dal dire onestamente che Repubblica ha svolto comunque una battaglia culturale e direi anche politico-culturale, perché in qualche maniera con questa vicenda di Berlusconi ha cercato di disinnescare agli occhi dell'opinione pubblica, formata per 30 anni dalle televisioni di Berlusconi nella sua maggioranza, lei ha citato il dato del 69% che si forma l'opinione sulla televisione, ha cercato di creare un cortocircuito, cioè Berlusconi rincorso dagli stessi fantasmi che lui ha creato. Okay? Poi il punto politico, chiaro, che dovrebbe avere ogni giornale che sia appunto tendenzialmente culturalmente progressista o conservatore e regressivo, dovrebbe essere, dal punto di vista repubblicano, non è accettabile che un uomo politico e tanto più un Presidente del Consiglio faccia cortocircuito tra la propria vita privata e la vita pubblica. Nella fattispecie, candidare, forse non si insiste mai troppo su questo, si è insistito su andare a vedere quanto ha pagato la Daddario, se era ricetta, che già quello è grave perché per la legge italiana lui rischia di essere un favoreggiatore, no? Della prostituzione e non un utilizzatore finale, come è stato detto. Ma voglio dire, il punto centrale è quello che lui ha favorito le sue favorite nella corsa politica. Questa è una cosa grave dal punto di vista repubblicano, questo è proprio il punto centrale, di cui non credo che tutta l'opinione pubblica sia stata su questo punto. Quindi dico, tenendo conto di questo, della battaglia culturale, e tenendo conto l'attenzione mediatica che c'è sull'Italia da parte dell'Europa e del mondo, non pensiamo, e lo chiedo a lei come giornalista, ma forse anche a tutti i professori che ci sono qua,
che questa vicenda ci dica che la tripartizione di Montesquieu dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario forse debba prevedere nelle moderne democrazie, qui parliamo della qualità della democrazia, che però nelle moderne democrazie la qualità della democrazia coincide con la democrazia stessa, perché la base di coloro che sono i sovrani deve essere consapevole del voto. Allora sì, concludo, non pensiamo che il quarto potere, quello mediatico, debba essere garantito costituzionalmente come indipendente e come, diciamo, non confliggente gli interessi di chi ha il potere politico? Ma, quindi non solo con una legge ordinaria, ma con una legge costituzionale. Ma visto dunque... Ma quanto a Montesquieu, avrà già fatto 3 o 4 giri nella tomba. Per quanto riguarda, prendiamo ad esempio il lodo Alfano, perché poi questa cultura di un potere sovraordinato rispetto agli altri ha una sua logica, scende attraverso tutti gli atti di questa amministrazione. Io sono pronto a discutere in circostanze neutre di una tutela o di una immunità relativa a tempo per alcune cariche dello Stato o della reintroduzione dell'immunità, si può poi discutere se è opportuno o no, ma in termini di scuola io sono pronto a discutere. Quello che è accaduto in Italia, vorrei dire, è un po' diverso, cioè in pendenza di sentenza che si stava avvicinando per un processo di corruzione, per un'ipotesi di reato compiuta quando il Presidente del Consiglio era molto lontano dalla politica ed era un semplice imprenditore, quindi la politica non c'entra nulla, le ragioni, le guarentigie per le alte cariche dello Stato non c'entrano nulla, l'esecutivo chiede al legislativo di costruirgli uno scudo dal giudiziario. Per Montesquieu ce n'è abbastanza. No, ma volevo dire, per quanto riguarda i giornali... Meno la norma si occupa dei giornali, più campiamo tranquilli, soprattutto in Italia, secondo me. I giornali si devono autoregolare nel triangolo tra loro, il potere e il pubblico. Tu dici, non bisogna in qualche modo vergognarsi e neanche essere ipocriti se Repubblica svolge un ruolo che qualcuno chiama di partito. Questo termine, giornale partito, quando io ero direttore della Stampa, l'ho sempre trovato un'idiozia per Repubblica, un'idiozia, ma in un senso anche qui molto preciso del termine, un gesto di pigrizia mentale, perché si avverte che Repubblica è qualcosa di più di un giornale. E allora per pigrizia si dice che è un partito. In realtà non ce ne frega niente, almeno finché ci sarò io sicuramente così. Mi è venuta parecchia gente a dirci, ma se voi aiutate a buttare giù quello, no, guarda, fate quel diavolo che volete, scegliete un cavallo o un asino, noi diremo se un asino o un cavallo, ma noi non facciamo quel tipo di mestiere lì, non ci interessa. Quando poi tu hai la possibilità di acchiappare il tuo lettore su un territorio che è infinitamente più ampio di quello strettamente partitico e anche politico, ma lo acchiappi certamente dentro un'appartenenza culturale, io uso una formula molto semplice personalmente che a me sta molto a cuore, una certa idea dell'Italia, è una formula di Gobetti, spero che la linea politica non ci sia più almeno dopo la caduta del muro di Berlino, è ridicolo pensare che esista una linea che il direttore scruta su un foglietto quando succede un fatto e la applica come se fosse un teorema, è una stupidaggine, noi non sapevamo ieri mattina cosa avremmo fatto con le 10 domande ieri sera. E chi mi diceva, cosa facciamo? Lo capiamo lavorando, lo capiamo scrivendo, lo capiamo man mano che quello che adesso è un fatto si troverà calcato sopra il giornalismo e l'insieme delle due cose darà un risultato. È una stupidaggine, ma quale partito? Chi cercava il partito di Repubblica? Sai cosa ha trovato? Una community. E immagino che sia questo che gli brucia parecchio. Ha trovato la più gigantesca community che c'è in Italia. Certamente, nel mondo dell'informazione, nel mondo culturale, nel mondo politico. Quando Zagrebeschi, Cordero e Rodotà in un quarto d'ora scrivono quel documento sulla libertà di informazione, 500.000 persone lo firmano. Quando Barbara Spinelli per strada mi telefona e mi dice «Ma hai sentito cosa ha detto ieri sera Rosi Bindi? Non possiamo parlare con Urbinati e Mancuso». 3 donne, una vive alla Columbia, una insegna a Parigi, Barbara era in Italia.
scriviamo la frase che c'era in testa mentre parlavamo era soltanto questa: questi comportamenti offendono le donne e la democrazia. Poi tutto il resto l'hanno messo insieme parlandosi al telefono. 100.000 firme di donne, e a dire no agli uomini, no, fuori. Questa è una cosa dove vogliono soltanto le firme delle donne. E poi, cose che non avevamo previsto. Lui dice farabutti in televisione. Mi sono dimenticato prima quando l'ho detto, quando parlavamo delle misure di intimidazione. Ha detto due cose in televisione, che naturalmente non hanno fatto né caldo né freddo i giornali italiani. Ha detto: ci sono troppi farabutti in stampa e TV. Forse ha reagito soltanto chi si sente farabutto, può darsi che sia così. Può darsi che sia così. E poi ha detto: io vi invito a fare come me, a non leggere i giornali, perché l'informazione buona è in televisione, l'informazione cattiva è nei giornali. Io non conosco un altro uomo, cioè, se lo conoscete che alzate la mano, me lo dite, mi fate un favore, che si comporti così. Guardate che durante il Watergate Nixon, che è una cosa ben più grave di quello che sta succedendo in Italia, Nixon non ha mica mai detto una frase del genere. C'è una diversa educazione democratica. Allora il mattino dopo, quando lui ha detto farabutti, io ho aperto il computer verso le 9:15 e c'erano i ragazzi di 17-18 anni, volontari del Festival di Giornalismo di Perugia, che si erano fotografati con delle magliette rosse e un cartello, farabutto, 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 delle facce giovani con quel cartello. E avevano scritto, incredibile la dichiarazione di ieri. Ho chiamato quelli di internet e ho detto: vi giro questa mail, la mettete sul sito? E sono arrivate 150.000 fotografie di persone, di gruppi, di persone che si autodefinivano farabutti. Starei per dire, Repubblica non c'entra nulla, eppure Repubblica c'entra, perché in qualche modo l'orizzonte, l'indirizzo che la gente cerca è questo. E se non cercano l'indirizzo di un partito, a me dispiace, è chiaro? Anche perché io non ho né la voglia né la capacità, per la fortuna dell'Italia, di fare quella roba lì. Mi piace fare quello che faccio. E faccio una fatica incredibile a fare quello che faccio. Non sono capace a fare nient'altro, ammesso che sia capace a fare questo. Ma certamente non sono capace a fare nient'altro. Per cui, se non cercano un partito, questa gente ha bisogno di un indirizzo però. Se l'ha trovato da noi, mi devo vergognare di quello? Perché qualcuno dall'altra parte mi chiama partito? Ma di che cosa? Ma di che cosa? Quando qualcuno ha organizzato la manifestazione in piazza, che hanno detto manifestazione di Repubblica, io il giorno prima di andare con mia moglie ho detto: ma che ora è? E anzi, stupidamente ho detto: ma da dove parte il corteo? Perché credevo ci fosse un corteo, non c'era, non sapevo niente, nessuno mi ha telefonato, nessuno mi ha detto niente, giustamente. Io sono andato lì dentro come cittadino. Repubblica aveva un banchetto, perché c'era, che non era neanche nostro, era di Repubblica TV, che dovendo fare riprese e interviste aveva messo un cartone con scritto Repubblica TV e siamo andati lì come cittadini, non eravamo mica sul palco, anzi non vedevamo il palco, perché c'era una colonna davanti, non vedevamo il palco, siamo rimasti lì in mezzo alla gente, come giusto che sia, quello è il nostro posto, però attorno c'è quella cosa, c'è quella community, la gente è venuta a dire andate avanti, la gente diceva non mollate. Io chiedevo: da dove vieni? A che ora sei partito questa mattina per venire qua? E la gente diceva: alle 11 ieri sera, alle 3 di notte, da Crotone, da Trento, da Bolzano. Erano venuti per quella cosa. Non si sono fatti le distinzioni che faccio io sulla libertà di stampa, la qualità, quella roba lì. Hanno sentito che c'è un problema. Qualcuno deve rispondere a quella roba lì. E se poi venivano a Repubblica e dicevano non mollate, io ho capito cosa volevano dire. Loro lo dicevano per dire non mollate la presa, ma volevano anche dire non mollate noi, non mollate noi. Noi vogliamo starci dentro il discorso pubblico. In qualche modo, con questa cosa che avete fatto, chiamiamola come diavolo vogliamo, le 10 domande, per comodità. In questa cosa che avete fatto, si è aperto uno spazio dentro il discorso pubblico in cui noi possiamo fare qualcosa. 400.000 una volta, 100.000 un'altra volta. Il numero di gente, lo dico sottovoce, in più che compra il giornale. È persino deludente che con tutto il giornalismo che ci mette in campo, tutti insieme, poi basta una battaglia di questo tipo per portarti 6-7% in più, che è bellissimo, io sono felice naturalmente. E poi fortunatamente la gente rimane mese dopo mese, che è una cosa che mi fa molto piacere. Però cosa c'entra il partito con tutto questo? Repubblica è infinitamente di meno, e si potrebbe dire con una formula retorica, e anche qualcosa di più, perché io ti acchiappo nei tuoi interessi per il cinema, con la cronaca della partita,
e discutiamo nelle pagine di cultura, ti do le informazioni di economia, c'è uno spettro largo, ti parlo del rapporto tra padri e figli, insomma abbiamo un territorio di scambio che è più largo di quello di un partito ed è infinitamente più esile, perché grazie al cielo non ho tessere da mandare in giro. Però questa non è ipocrisia. Quanto poi alla supplenza, all'egemonia culturale, io non voglio nemmeno fare della supplenza. Io voglio, se questa roba ha funzionato, guarda, c'è una cosa di cui io sono profondamente convinto e l'ho detto ieri sera quando siamo andati a cena con 4 colleghi dopo aver finito di lavorare molto tardi. Se questa roba ha funzionato, perché abbiamo tenuto lo sguardo sul giornalismo. Sul giornalismo, sul giornalismo. E nient'altro. Non avevamo obiettivi politici. È chiaro che viviamo dentro un mondo di cui controlliamo e conosciamo il contesto e sappiamo perfettamente che quello che stiamo facendo ha agito in parte sul sistema politico e l'indebolimento evidente di oggi del Presidente del Consiglio, lo chiamo l'avvitamento, perché è frutto della sua stessa azione e percezione, questa cosa è in parte dovuto anche a quello, ma è evidente che è così. Ma io l'ho fatto con gli strumenti giornalistici, l'ho fatto con obiettivi giornalistici, l'ho fatto per ragioni giornalistiche, l'ho fatto dentro i confini giornalistici. Solo per questo ha funzionato. Altrimenti si sarebbe sentito l'odore di una cosa diversa. No, scusa. No. Hai detto un'altra cosa a cui volevo rispondere per prima, non c'è più tempo, la dico velocissimamente. L'egemonia culturale se n'è già andata. Io sono convinto, l'ho scritto parecchi anni fa, che il cambio di egemonia culturale è avvenuto molti anni fa. Molti anni fa. Favorito dal discorso di Nietzsche, dal revisionismo, che ha messo in crisi quel legame di cui parlavamo prima, quel poco o tanto di resistenza, la Costituzione, le istituzioni, la Repubblica. Ecco. Infirmando quel tipo di disegno originario, costituente, l'unica fonte di legittimazione democratica della nostra Repubblica che è nata da questo, si è aperta una breccia, dentro quella breccia, poi Tangentopoli e tutto il resto, è passata la destra e noi abbiamo quella cosa che io chiamo la destra realizzata, destra al cubo, di fronte alla quale non capisco come quello che si oppone non si debba chiamare sinistra. Sono Anna Nobrio, sono la docente del Dipartimento di Fisica qui a Pisa. Io apprezzo moltissimo il suo giornale, il suo ruolo come direttore in particolare, come credo molto in questa sala. Però le vorrei fare una critica, colgo l'occasione della sua presenza qua. Io in generale trovo, non parlo degli editoriali, parlo degli articoli, dei fatti, dei contenuti, trovo troppa superficialità. E forse per quei giovani che vogliono fare giornalismo, vorrei chiedere, è possibile avere un maggiore approfondimento? Oggi abbiamo degli strumenti incredibili per informarci. Se pensiamo a prima bisognava correre, andare, scartabellare i giornali, le biblioteche, oggi abbiamo internet, si può approfondire tutto, si può mettere in un contesto più ampio, si può dire le cose precise, e invece c'è troppa superficialità, c'è troppa imprecisione. È chiaro, un giornale non è un trattato di storia. Però forse bisognerebbe inseguire un po' meno quella che qualcuno chiama la instant history. Cioè amerei leggere articoli sui fatti, sugli argomenti più approfonditi, più puntuali, più precisi, meno contestabili, che mettano l'argomento nel contesto di fatti precisi, noti. Perché appunto, come ha dimostrato le famose 10 domande, stare ai fatti è già un bel passo. Guardi, credo che lei abbia ragione, e di regola questa critica arriva molto prima nei dibattiti che io faccio, però è un mestiere, lei deve, questo lo deve capire proprio dal punto di vista strutturale e tecnico, è un mestiere in gran parte condannato alla superficialità e questo tipo di condanna non può essere superato dall'ausilio di internet o dei motori di ricerca o delle altre cose. Condannato alla superficialità nel senso che
Il giornale è un prodotto assolutamente effimero, dove la cosa più bella che facciamo, con uno sforzo magari inaudito, collettivo, che mettiamo dentro, il mattino dopo è finito. Bisogna cancellare la lavagna e bisogna riscriverla magari con argomenti completamente diversi. Bisogna cambiare la mente completamente. Questo è l'aspetto probabilmente più affascinante del mestiere. Però un giorno ci si occupa della crisi economica, il giorno dopo ci si occupa di una vicenda politica italiana, il giorno dopo c'è il caso di Eluana Englaro. Nessuno di noi è così esperto nemmeno di un solo argomento e non riesce a padroneggiarli tutti. Certamente la tecnica giornalistica un poco aiuta e certamente i giornali, soprattutto negli ultimi anni, direi da quando la mia generazione, dall'inizio degli anni 90 direi in qualche modo, si sono dotati di figure, di esperti che prendono direttamente dal mondo accademico, dal mondo scientifico. Non è più la ripartizione che c'era una volta, c'è il giornalista, c'è l'editorialista e poi c'è magari l'esperto di armamenti che lavora in un istituto. No, si è aperto uno spazio nuovo che è diverso anche dal commento, che è quello che noi abbiamo chiamato le idee. Si è aperto quando c'è stata la guerra nel Golfo, quando la guerra del Golfo ha diviso comunità, ha diviso i giornali sulla guerra giusta o la guerra non giusta. Io mi ricordo quando ero allora alla Stampa, quando gli allievi di Bobbio si sono ribellati, amichevolmente, ma si sono ribellati al maestro che aveva definito la guerra giusta e i suoi allievi gli dicevano no e lo contestavano. Di fronte a questo era come se avessimo avvertito, facendo i giornali, senza avere molto tempo per teorizzare, che è un altro aspetto del nostro lavoro, come se avessimo avvertito che gli strumenti tradizionali e persino i moduli, i format tradizionali che avevamo usato e che avevano funzionato per dominare la realtà e interpretarla fino al giorno prima, non funzionavano più il giorno dopo. E quindi abbiamo chiamato le idee, cercando di portare dentro delle persone, indipendentemente da come la pensino e soprattutto indipendentemente dal fatto che la pensino come me, ma semplicemente grazie al fatto che siano in grado di mettere in movimento le mie idee e di darmi da capire qualcosa di più e di portare avanti la conoscenza dei fenomeni e l'intelligenza degli avvenimenti di qualche centimetro. Questo è stato lo sforzo che abbiamo fatto. Anche lo sforzo di fare il diario in un mestiere dove tutto viene copiato in tutto il mondo e non c'è niente di inedito nel giornalismo, tutti fanno le stesse cose, tutti fanno tutto, un prodotto del genere non esiste. Un supplemento culturale che appunto indaga su una parola, su un concetto, su tutti gli ismi della nostra vita, va a vedere dietro una specie di dizionario enciclopedico dell'attualità, si potrebbe dire. Ecco. Quindi questo sforzo c'è. Dopodiché, parlando con i colleghi del Chicago Tribune, che mi dicevano che stavano per chiudere, avevano già fatto il Chapter 11 per la bancarotta, eccetera, eccetera, poi c'è capitata un'inchiesta come quella che avete fatto voi. Abbiamo fatto un'inchiesta sul potere locale, abbiamo scoperto un caso di corruzione, il pubblico ci è venuto dietro, i lettori sono tornati, abbiamo riconquistato posizioni, riconquistando posizioni abbiamo riconquistato quote di mercato pubblicitario, il giornale è salvo, quell'inchiesta ci ha salvati. Il cuore del giornalismo è ancora questo. E io gli ho detto, beh, è importante, quanti avete lavorato in quell'inchiesta? 22 persone, noi sul caso in questione hanno lavorato 3 persone. Poi ho detto, quanto avete lavorato su quella vicenda prima di scrivere? 3 anni. 3 anni. 3 anni. Allora, non esiste questa abitudine nel giornalismo italiano, non esiste questa possibilità. I giornali americani hanno licenziato centinaia di persone che avevano degli organici enormi, hanno o avevano almeno fino alla crisi un mercato del lavoro molto più flessibile, si potevano permettere queste uscite e poi le entrate successive. Però mi sono poi trovato a riflettere. L'esercizio della responsabilità, la parola chiave che ha guidato tutta questa vicenda e che a posteriori ha mosso anche Berlusconi a rispondere, deve valere anche per noi. E in questo caso particolare, capisco che lei si riferisce più agli articoli che trattano argomenti, su questa vicenda noi non abbiamo avuto smentite, abbiamo avuto qualche lacuna. Ad esempio, noi abbiamo intervistato quel ragazzo, quel fidanzato di noi, Gino Flaminio, non abbiamo pensato di chiedergli se aveva dei precedenti penali.
Eppure nella zona in cui viveva probabilmente la percentuale di è molto alta e non abbiamo pensato di chiederlo. Quando in televisione me l'hanno tirato avanti ho pensato due cose, che eravamo stati stupidi, e poi ho anche pensato di fare la nona domanda, cioè signor Presidente, lei può garantire che non ha usato e non userà servizi segreti, polizie, apparati nei confronti delle ragazze che testimoniano e del loro mondo che sta attorno, dei magistrati che indagano e dei giornalisti che fanno le domande. Ecco. Nonostante tutto questo, sapendo di camminare sul filo del rasoio e di giocarci in qualche modo l'osso del collo, non abbiamo commesso errori. Quindi forse questa storia ci ha insegnato a controllare milioni di volte. Questa vicenda, che poi era la prima, della bugia, perché la prima bugia sembra sempre più importante delle altre, e cioè che non era vero che quel signore aveva visto quella ragazza tre volte sempre coi genitori, ma che c'era stata questa cena ufficiale, e questa ce la siamo tenute due settimane a farcela girare tra le mani per essere sicuri, perché se ci prendevamo una smentita su questa storia cosa accadeva? E abbiamo continuato, non ci siamo accontentati di una testimonianza, non ci siamo accontentati della seconda, non ci siamo accontentati della terza, anche perché erano tutte anonime, perché in questo paese persone che escano scoperto dicano una cosa normale, ero a quella cena, mi chiamo così e così, ho visto, lo dico, non ce ne sono. Alla fine abbiamo trovato la quarta, che era in America e che ci ha dato la conferma. A quel punto i colleghi mi hanno detto, vabbè, senti, a questo punto ho detto, va bene, scriviamo. Quindi forse questa storia, per un'ovvia prudenza o perché il rischio era molto alto, ci ha insegnato ad avere un po' di rigore in più. Bene, io credo che possiamo chiudere qui.